Bene, ok. Allora, si può procedere abbiamo avviato la registrazione, bene, dall'osservazione 305. Sì, prego. Allora, la richiesta che viene fatta è quella di classificare un'area in zona B2 anziché in zona P2 sul presupposto che si tratti di un'area che appunto ha caratteristiche per essere inserita nella B2, evidentemente. Immagino io per ragioni o di caratteristiche dell'area o di pertinenza. Allora andiamo a vedere. Forse questa merita di essere vista su Google Art. Chiedo alla commissione. Sì. L'istruttore è di parziale accoglimento, quindi questo significa che il cittadino aveva chiesto di più di inserimento di area e l'ufficio ha ritenuto di dare meno. Qual è l'area, Antonella? Ah, ok, sì, sembra l'ufficio mi corregga se sbaglio. Cioè, qui mi pare di capire che il ragionamento che è stato fatto è che si ritiene che quello sia il giardino della casa. Io non ho. Quindi il confine, Manola, è stato tracciato, diciamo, in corrispondenza del giardino. Dovrebbe essere, ora sai, non è che mi ricordo, abbiamo preso tutta, Eccolo lì. regolarizzato No, quella parte lì. ma gli va dato tutto questo. Allora si rientra nel famoso discorso. Cioè, dalle sede, diamone come ci siamo comportati con gli altri. Sì, Riccardo, forse qui ci sono proprio degli elementi fisici, no? Torniamo un po' sulla foto, nel senso che i giardini delle case possono essere più o meno grandi, ovviamente. Quello che conta è che noi ci mettiamo dentro quella che davvero ci sembra essere l'area sede, no? L'area sede può essere più piccolo o più grande a seconda anche del contesto territoriale. Ora non so a livello di mappali, per esempio, se è un unico mappale o ci sono più mappali. Ma Vedete, siccome avete. c'è anche un altro fabbricato, vedi Simone, come si fa a non dargliela tutta? C'è anche un altro fabbricato che va quasi in fondo al Ma rettangolo. Sì, a me fabbricato sembra di il giardino, onestamente. Ecco, io è più grande, è vero, di altre situazioni, però ci sono magari anche giardini più grandi. Cioè, a vederlo così sembra proprio il giardino. Ora, magari, ripeto, anche il catastale ci può dare una mano. Vediamo un po'. Torniamo un po' su Google Art. Allora, l'avete visto, il catastale è un pochino più stretto. La conformazione dei luoghi fa pensare, insomma, a un unico giardino, da tempo, però, insomma, valuti la commissione, diciamo. Cioè, diciamo così, degli elementi di individuazione fisica ci sono, vedete, non è che non ci siano nella Allora, realtà. perché parzialmente accolta? Ecco, volevo capire questa cosa qui. Cioè, se si Ma fa, perché quella striscina lì no? perché hai visto che quel giardino lì sembra proprio avere un confine fisico, Riccardo? Io immagino che l'ufficio abbia proprio ritagliato il confine intorno a quella specie di perimetro del giardino. Allora, vediamo cosa chiedeva il cittadino, sì, così ci rendiamo anche conto della differenza. Questo è il regolamento urbanistico vigente, quello che ha fatto vedere prima Antonella. Quindi, vabbè, il cittadino ci ha fatto vedere che era già inserito un B1, se ho capito bene, c'è anche questo aspetto. Sì. Ma però anch'io non ho capito qual è la differenza fra. Ah, ok, questa è la sua richiesta. Vedete, lui chiede di metterci tutta la particella 2099 Noi abbiamo lasciato un corridoio. e invece l'ufficio ha lasciato un corridoio che torniamo su Google Art.
corrisponde, se che capisco unisce le bene. due porzioni a area fluviale. Ok, Quindi torniamo un lui attimo su. chiedeva tutto fino al corso d'acqua. Mi sembra pertinente con quella fascia verde in fondo che c'è, che è di sponda del fosso, no? Allora, secondo me, poi la Commissione valuti, comunque sì, questa è un'area di carattere pertinenziale rispetto a un'area urbanizzata. Come diceva Michela, c'è anche un altro edificio lì accanto, cioè che quella porzione lì sia territorio agricolo diverso dalle due case che sono lì, non mi sembra corretto perché dice l'ufficio, via, questa è la mia opinione. Lui chiedeva anche questo comunque, chiedeva tutto questo. Disse dato, ma si è lasciato un corridoio di unione tra i due. Ma gli è stato dato anche quello più a destra con degli alberelli, come ti posso dire? Quello lì, anche quello gli è stato dato? No. Sarà già, già. No, no, quello è Ah, rimasto. quello è rimasto così com'era. Ok, perfetto, per Noi me va abbiamo bene. praticamente accolto quasi tutto la richiesta, lasciando solamente un corridoio che unisce queste due aree, giustamente, perché altrimenti rimangono isolate, no, non hanno più senso. Io sono d'accordo. Sì, anche per me va bene. Allora. No, allora procediamo. Allora, osservazione 308. Allora, l'osservazione è sia di carattere normativo che cartografico. Guardiamo la parte cartografica. Non glielo, mi sa che la cartografica Simone non c'è, l'abbiamo solamente accolta dal punto di vista normativo. Leggi un attimino perché non c'è la modifica cartografica. Ok, quindi Cioè, sarebbe l'esperimento. non capisco Antonella perché non me lo ricordo. La cartografica non è stata accolta? È stata parzialmente accolta, infatti, l'osservazione, leggo qui. E poi dice, infatti, in fondo all'osservazione, dice, si precisa inoltre che la perimetrazione dei centri abitati, perché chiedeva anche un discorso di perimetrazione dei centri abitati. Ah, quindi in pratica non è accolta la modifica Solamente la cartografica. parte normativa è stata accolta. Ok. Quindi vedete, è proprio la prima parte dell'osservazione, addirittura prima del punto 1. Si tratta di un edificio che è in zona E2 e lui chiedeva di essere inserito nel centro abitato, come ci anticipava l'Antonella. E quindi andiamolo a vedere per scrupolo, diciamo, qui c'è il non accoglimento di questo punto. Andiamolo a vedere per scrupolo. Più che altro, Antonella, perché da qui non si capisce, ci vuole la planimetria del PO, no? Perché è chiaro che se è nel piano del territorio agricolo non può essere accolta. Se è a confine uno può valutare, ma se. Eccolo lì. Vedete? La strada. Vedete la strada che ora non so che via è, comunque è il confine del territorio urbanizzato, no? Al di qua della strada inizia il territorio agricolo e quindi la richiesta di andare nel giallo, giustamente l'ufficio ha detto non, insomma, non ci sono gli estremi per accettarla. Vi ricordo che il fatto che sia nel territorio agricolo non vuol dire che quell'edificio non possa fare gli interventi, no, previsti dal piano sugli edifici in territorio agricolo che consentono l'ampliamento, insomma, quindi tant'è che la parziale accoglimento dipende dall'aspetto normativo. Ma la parte di là della strada, Simone, è territorio urbanizzato dove sono le case a destra praticamente della strada? Di qua, dalla parte sotto. Queste? Più in O ci alto, sono probabilmente perché due? saliamo da qui non si vede. No, no, qui Saliamo. proprio sulla strada. No, Questi questo. due edifici. No, è tutto territorio agricolo. È questo qua su giallo più scuro il territorio urbanizzato? Sì, esatto. Cioè, la strada è stata individuata come il limite del territorio urbanizzato, il che torna, no? Perché se c'è una strada che racchiude in sé, vedi, un agglomerato urbano.
Tra l'altro questo è un confine di piano strutturale posizionato sulla strada, quindi non è modificabile in questa sede. Ora un conto è se uno, no, deve inserire una qualche metro di resede in una situazione, no, borderline, ma qui c'è la strada come elemento fisico, cioè è chiaro che tutto quello che sta a destra della strada è nel territorio rurale, no? Non è che si può dire che quello sta nel territorio urbanizzato e gli altri no. Spiego? Ma l'edificio non è l'edificio questo qui accanto al territorio urbanizzato? Questo qua giù, dove c'è scritto 2? O è quello di qua? No, è quello di qua, è quello di qua. Ah, ecco, perché se era l'altro, ecco, l'altro l'avrei visto inserito nel territorio urbanizzato, dove c'è tutto l'agglomerato delle case. L'altro ci poteva stare perché l'elemento della strada è un elemento fisico. E Poi poi cambiava continua. poco, No, ma Michela. per dire, perché considera che ci sono stati tutti inseriti, quindi è rimasto solamente questo qui solo nel territorio. Così, per dire, ora non c'è osservazione, penso qui. Cambiava granché perché è un 2 e quindi può fare gli interventi del Punto di 2. vista edilizio l'intervento lo fa, no, non ha più. No, ma dicevo come cucitura del territorio, capito? Ci poteva stare, sì, ci poteva Vabbè. stare. Vado avanti, Non Presidente. ci sono osservazioni, si può procedere con la 306. Allora, osservazione 316. Si rileva un errore cartografico su parte di passo esistente per l'accesso ad abitazioni. La prima e la terza parte del passo sono inserite in zona B3, la seconda parte, quella centrale, è inserita in zona agricola E3. Si chiede che la porzione centrale del passo sia inserita in zona B3. Insomma, c'è un accesso a un'abitazione che un pezzo è finito in una zona e un pezzo in un'altra. Il cittadino chiede di riallineare. L'osservazione è accolta, ovviamente. Andiamola a vedere, ma insomma, è chiaro che. La modifica qual è? Questa qua giù sotto. Cioè, è il verde. La modifica è, Riccardo, quel triangolino a sinistra un po' più largo, se l'ho visto Quello bene. verde. Sì. Eccolo lì, quella porzione lì. Lo vedi che si vede, ora è un po' piccolino, ma vedi che si intuisce che c'è tipo uno stradello? Quindi il cittadino ci ha detto, ma avete messo un pezzo di passo in E3, un pezzo in B3, mettetemelo tutto in B3. Insomma, non mi pare ci siano. No, la conosco quella zona lì, è giusta. Allora, Osservazioni? Presidente, Si procede. osservazione 317. Allora, si chiede la previsione di un parcheggio pubblico lungo la viabilità esistente nel raggio di 1,50 m dall'incrocio tra la via provinciale est e la via comunale per Nocchi. Niente, qui l'istruttoria, questa è proprio pianificazione pura, diciamo. L'istruttoria è di non accoglimento perché si valuta, come dire, che quel parcheggio lì non serva. Forse si potrebbe anche aggiungere che in ogni caso non si può certo inserire in questa fase una previsione di esproprio nuova. Ecco, questo magari valutiamolo, Manola, se non è il caso di aggiungerlo. Sì, lo hanno. Ma dove io voglio vedere dove con la Nell'osservazione, scusate, nell'osservazione non ci sono cartografie allegate. Ah, È molto generica questa interessante. richiesta, no? Che chiedono appunto a nord, a sud, certo, tutta una serie di individuazioni, ma mai cartografiche. Allora, però possiamo andare su Google in questo. Oddio, a parte la zona la conosciamo tutti. L'incrocio tra la via provinciale est e la via comunale per Nocchi è quando si entra, diciamo, quando c'è il bivio andando verso Lucca, no? Che si entra. Quindi loro dicono in quella zona di Si Nocchi va c'è bisogno vicino al ristorante Bernardone, che a 50 metri arriverà più o meno dove è il ristorante, un po' prima. di. Forse un po' prima, Riccardo, non lo so. Possiamo vederlo, c'è cioè, in 50 metri a che corrisponde, si può anche fare, tanto Google ce lo consente. Più che altro, al di là che della valutazione politica, no? In questa fase non può essere accolta, no? Perché noi non possiamo inserire una nuova previsione di esproprio, però magari
la Commissione può valutare per il futuro se la proposta riveste interesse o no. Ecco, questa è proprio politica, cioè qui di tecnico non c'è nulla. Allora, l'incrocio è questo qui, ovviamente. Oh, Antonella, c'è la traccia, una riga di 150 metri. Aspettate, vado di qua perché ho gli strumenti, eh. Ci passa nulla? Perché noi nella zona di Bernardone, Riccardo, un parcheggio l'abbiamo previsto, no? Quindi, se fosse quella zona lì, la risposta è l'abbiamo previsto, come ha scritto l'ufficio. Allora, però ho l'impressione che 150 metri sia un po' prima. Quello lì dovrebbe essere il campo prima di entrare al ponte di Nocchi sulla destra a salire, sempre sulla provinciale, che si parcheggia sempre le macchine lì per andare alle feste che fanno su al paese. Ma quindi sulla provinciale, dici te, No, no, Andrea? no, Allora non ho capito io. questo tratto qui, vedi, Jacopo? Ma Graziano dice un'altra cosa, però. Ha detto un'altra cosa, Graziano. Ah, scusate, che dici Graziano? Allora io non ho capito, me lo Graziano ripeti? dice un campo Credo sottostante. che sia il campo a salire sulla provinciale prima del ponte di Nocchi sulla destra, dove Prima si del parcheggia ponte. sempre per andare su a. Che c'è sempre, fanno sempre la navetta per entrare, per andare sul paese, quando c'è Sì. Gesù morto, quando c'è cosa, come si chiama, Allora è Gesù prima di c'è arrivare Pietro all'incrocio di vivente e Nocchi. altre cose. Credo che sia. Prima di arrivare all'incrocio di Nocchi, allora. Venendo da Esatto. Camaiore, sì, sulla provinciale. È vicino a dove era la bottega una volta, ne vedrà. Il problema, Jacopo, è che nel raggio di 150 metri dall'incrocio tra via Provinciale Est e via Comunale Pernocchi, ora ho capito perché Graziano dice così, perché l'osservante probabilmente ha una proprietà in quella zona, ho capito anch'io quale situazione è. Però l'osservazione dice, no? 150 metri dall'incrocio. Quindi 150 metri dall'incrocio può voler dire a destra, come stiamo guardando ora, oppure a Però sinistra, no? Simone dice dopo, da tale incrocio verso Camaiore lungo la via provinciale Ah, scusi, chiedo scusa. sono parcheggi, capito? Mentre verso Nocchi lungo la via Pertini a 190 c'è un solo parcheggio di dimensioni piccole. Quindi secondo me allude, anche se non è preciso, a quello che dice Graziano, capito? Andiamo più indietro qui. Si può andare verso Camaiore? Sì, è quello che Voglio dice vedere Graziano. il terreno che dice Graziano. Sì, è quello. Qual è Graziano? Lo vedi qui? No, c'è il microfono spento. Graziano, è il Grazie, microfono c'è il spento. microfono spento. Hai ragione. C'è la strada che va verso Lucca, c'è una casa grossa e poi c'è tutto un campo libero con una casina piccina che è quella che hanno risistemato qualche anno fa. Esatto, è quella lì, la casina è quella lì. E il campo dovrebbe essere quello. Io non so se è tutto in parte, ma comunque il campo è quello lì. Allora, io dico questo. Allora, un bisogno, diciamo, di quel parcheggio lì dal punto di vista della vita quotidiana. Io non credo ci sia, nel senso che almeno a me non me l'hanno mai segnalato. È vero che quando ci sono delle manifestazioni grosse, no, viene utilizzato, però prevedere un parcheggio fisso per, non lo so, uno, due, tre eventi l'anno, insomma. Prima c'era la Nebraska, aveva un senso se fosse rimasta anche il Nebraska con tutta la gente che portava lì. Ora non c'è più neanche quello che è chiuso e tutto, non lo so. Sono E d'accordo infatti lì perché. parla di attività commerciale, parla, sicché. Dicevi, Jacopo? Sono d'accordo con te, nel senso, se l'uso occasionale un campo va bene che ci possano essere messe le macchine 3 volte l'anno, no? Insomma, mi sembra che Come sia pure. succede, no, in tante frazioni del nostro Ma teniamo territorio. sempre conto che un parcheggio lì regolare con immissione sulla provinciale lì, È augurone. problematico. Io non ho nulla da aggiungere se non che sono d'accordo in un accoglimento. Qualcun altro? No, secondo eravamo. Michela? No, no, non si sente niente. No, accendi il microfono, non è spento. Ah, ecco.
Dicevo, sono anch'io favorevole sul non accoglimento. Precisando in ogni caso nell'istruttoria che non l'avremmo potuto accogliere anche per ragioni tecniche, perché fra l'altro non è chiaro se l'osservante indichi il terreno di sua proprietà o qualche dubbio, o invece voglia dire il contrario, cioè individuato un'altra area perché non fa riferimento alla sua proprietà, dice nel raggio di 150 metri, quasi a dire date risposta a questa esigenza in un modo, no? Definitivo. Quindi non potremmo nemmeno, no, noi scegliere un'area così in questa fase. 300, vado avanti, Presidente. Addio. Jacopo. Sì, prego, scusa Simone, mi hai alzato un momento, vai pure. Allora, osservazione 319. Trattasi di un immobile classificato G1. Ma viene fatto presente che G1 sono gli impianti tecnici, ok? Cioè gli immobili legati all'impiantistica tecnica. E viene fatto presente che l'immobile da oltre 20 anni, cioè insomma da molti anni non svolge più alcuna funzione, addirittura oggi c'è un negozio di parrucchiere. Insomma, non ha più la natura di impianti tecnici e quindi chiedono una classificazione diversa. E la osservazione l'istruttoria di accoglimento. Sì, per chi la presente è quella situazione a Frati dove sono nate delle attività commerciali, un parcheggio, un parrucchiere in particolare. E vabbè, lì probabilmente si era, siccome una volta la classificazione era diversa, no? È stata, diciamo, portata dietro nel piano, però è corretto, insomma, effettivamente oggi dare, come dire, la classificazione che corrisponde allo stato dei luoghi, che non è da G ma da B, insomma. Osservazioni? Ok, avanti. Poi osservazione 321. Mi sa che è il solito immobile. Chiedo conferma all'ufficio. Vedo che la particella è la stessa. Solito perché, come dicevi, oltre il negozio di parrucchiere, poi quell'immobile nel tempo ha assunto altre. Sì, ospita anche altre attività. Ok, allora vado avanti. Osservazione 324. Alberto. Guarda un po' l'osservazione 324. Sì, scusate, esco. Il consigliere Iacomini. Allora, dice l'osservante, la Allora, parte. posso, Simone, posso un secondo velocissimamente? Allora, anche questa osservazione qui, non ho la cartografia perché c'erano delle imprecisioni e mi deve ritornare, però se volete ve la spiego. Sì, e poi se ci fossero dei problemi ci Ok, sentiamo. perfetto, perfetto, perfetto. Allora, intanto la illustro. La partizione spaziale ricade in zona B2. Si chiede invece la classificazione D2, cioè aree di tessuti delle insule specializzate. Quindi questo è, diciamo, il contrario di quelle che abbiamo visto la scorsa commissione, cioè è un cittadino, no, al contrario, un ex. Spingi il telefono che non riesco a capire. Sì, scusate. Non è, allora, è il contrario di una delle ultime che abbiamo visto, ma è simile invece a un'altra che abbiamo visto. Cioè, il cittadino dice: avete inserito la mia attività in zona B2, secondo me, e invece ha le caratteristiche della D2, vi chiedo che venga inserita nella D2. Io vi faccio vedere la modifica, però Fattore di accoglimento, eh? sì. Fate conto, allora guardate, la richiesta è solamente questa porzione qui del D2, ok? Però erroneamente era stato inserito anche quest'altro edificio, ecco perché la cartografia va risistemata.
in poche parole dovrebbe diventare così, però senza questa parte qua, che ho il mouse io. Ah, me la fai vedere su Google, per favore. Sì, sì. Diciamo comunque il viola si fermerebbe soltanto all'edificio qua. Oggetto dell'osservazione. Esatto, esatto. Google, ma su Google si vede bene, no? Sì, sì, ora sì, ve lo faccio vedere. Sì, va visto se l'edificio ha le caratteristiche del D2. Manola, certo. Correggimi se sbaglio, dipende dalla consistenza sostanzialmente. Sì, sì, sì. È questo la valutazione, cioè se ha una consistenza tale da poter essere classificato come un tessuto specializzato ai fini produttivi, oppure se invece ha caratteristiche più, diciamo, miste o precarie, e quindi allora merita di essere inserito nel tessuto B anche per eventuali riconversioni. Ora di qui si vede un pochino. Aspettate. Sì. Con l'omino ci si può andare lì davanti? La strada c'è. Aspettate, allora devo ritornare di qua con l'omino. Aspettate, ma perché mi fa così? Io come lo odio Romino quando mi si sposta. Sì. Allora, aspettate che c'ho da rivedere dove siamo. Scusate, è quello che ha attaccato all'autostrada questo qui? Subito sotto, sì. No, ma attaccato, ma tutto, guardiamolo bene. Attaccato, c'è un margine, vedi. Aspetta, ma, sì, ma forse l'ho visto male, guardiamo. E comunque sia... Va giù nella strada, ecco lì. Lì. Eccolo lì. Allora, questo è a tutti gli effetti un capannone un po' in disuso, oddio, disuso no, non voglio di una cosa per un'altra, un po', diciamo, vecchio. Sembra ci abiti, no? Come? Ma comunque Riccardo l'osservante chiede da via D, quindi non ci sì, abita. Sì, no, per amor di Dio, capito? Se no ci chiedeva di lasciarlo un B. No, ma è un po' più avanti, Antonella? No, almeno speriamo lo riqualifichi. Esatto. Scusami, Jacopo, dicevi? Vai avanti in quella direzione lì, dove sei. Avanti. Un altro, ma non ci facciamo niente, che essendo, però non è il nostro compito, essendo così vicino all'autostrada, qua ci sono delle norme di legge che lo limitano. Infatti, io dicevo quello prima. Però vabbè, noi la classificazione... diciamo quella che ci sembra corretta gliela diamo a prescindere, poi farà quel che potrà fare. Chi era in B? Sì. Era... No. No, vabbè, ha le caratteristiche, no? Per il D effettivamente, insomma. Dall'altro sembra diverso, vero? Sembra che ci abbia il tetto. Infatti, sembra una casa. Infatti, dall'alto sì. E andandolo a vedere un baraccone, mi sembra strana questa cosa. Questo spiega il perché era stato messo un B. Perché siccome il piano viene fatto, no, guardando dall'alto, dall'alto chi ha fatto il piano gli sembrava più simile al tessuto urbanizzato e l'ha messo un B. Ma infatti anche io l'ho chiesto per quello, perché mi sembrava la casa, ho detto mi fai vedere se ha le caratteristiche. Invece onestamente è capannone questo. Sì. Va bene, andiamo. Allora. Chiamate Albert.
Già, hai ragione, pertale si dice. Allora, l'osservazione 327, sì. numero 327 riguarda un'area boscata che è, se capisco bene, vicino a un'area di recupero. Dove noi abbiamo già fatto una previsione urbanistica che consente appunto interventi di recupero. L'osservante ci dice che l'area si presterebbe a essere un luogo finalizzato ad attività ricreative e quindi chiede chiede che non sia classificata Siamo sicuri che è cartografica questa? Perché a un certo punto il cittadino dice: risulta evidente che le aree boscate non possono delinearsi come zone F, cioè come veri e propri parchi attrezzati. È altresì evidente che molte attività all'aperto vengano svolte in dette aree, necessitando di quel minimo di attrezzature e di impianti per dette attività. Siamo sicuri, lo chiede all'ufficio, che chiera una modifica cartografica? Mi sembra Ma più un la modifica ragionamento normativo. cartografica riguarda l'individuazione dei sentieri, eh? È il punto 2, che venga individuata nella convenzione l'installazione, la rete sentieristica da adottare per la manutenzione da parte dei privati o delle associazioni che ne faranno richiesta. Però dice nella convenzione, Manola. Cioè, sembra quasi dire, inserite una norma che consenta di attrezzare le aree boscate. E poi, quando andate a fare la convenzione, individuate la rete sentieristica da adottare. Non lo so, io sto leggendo solo la sintesi. In ogni caso, diciamo così. Se fosse una modifica cartografica, questa è un'area boscata e non può che essere classificata bosco. Insomma, questo è quello che dice l'ufficio. Dopodiché, vale, vi ricordate quello che dicevamo rispetto ad un'altra osservazione, cioè le attrezzature che non hanno rilevanza edilizia, per esempio i parchi avventura, no, limitatamente alle attrezzature che si mettono sugli alberi, quelle possono essere fatte. Ciò che invece non si può fare è attività edilizia in senso proprio. Però vabbè, insomma, questa in ogni caso è un'area boscata. Quindi nell'incertezza comunque va bene rispondere così. Va bene? Osservazioni? No, procediamo. Allora, osservazione 329. Si chiede che porzione del terreno di proprietà su cui insiste un fabbricato di recente costruzione sia scorporata dall'area P4 e inserita tra le aree B3, come in adiacenza, in quanto area urbanizzata. L'istruttore di accoglimento, evidentemente, è una di quelle situazioni in cui c'è un edificio nuovo che non compariva nella cartografia. Può darsi, Antonella? Dimmi, Simone. No, dicevo, Andiamo a la vedere. 300, la Sì, ti ci vado con 329, Google. Ti ci vado con sì, Google? c'è un fabbricato nuovo da quel che si Sì, ve capisce. lo faccio vedere. Ok.
Quindi, correggimi Antonella se sbaglio, quel fabbricato non compariva nella planimetria. Vabbè. No, non compariva. Questa è una foto del giugno 2012, Ah. eh? Vabbè, quindi nel frattempo sarà stato completato un bacio. Poi infatti dall'alto si vede la copertura, queste sono un po' vecchie, però se vedi dall'alto c'è tutta la copertura, eccolo qua. Sì, ok. Ed è, scusa, torniamo sulla planimetria di piano, diciamo, adiacente all'area urbanizzata. Ma quindi che gli si fa questo quadratino qui? Sì, torniamo un attimo sulla planimetria di piano. Eccolo lì. Cioè, viene ricompreso nel giallo, come tutti gli edifici lungo strada, vedete? Mi sembra corretto. Anche tutto il terreno davanti, quel campo grosso. No, vedi, eccolo qua. Eccolo Riccardo, lo stato di progetto. Ok. Poi, osservazione 333. Torniamo Allora, a quant'ora? ora c'è la 333. Ah, scusate, sono rimasta indietro. Ok, va bene, ho 600, La va bene. 329 è quella che ci hai fatto Va vedere, bene, Antonella. Ritorna. ok. Allora, 333. Allora, l'area oggetto dell'osservazione è stata individuata come zona parcheggio. Si evidenzia che una parte dell'area è terreno pertinenziale ad uso privato e quindi si chiede, se capisco bene, di stralciare questa parte di terreno dalla previsione di parcheggio perché è una pertinenza di un'abitazione. Siamo a vado. Ok, vedete? Sì, poi lo andiamo a vedere. Vedete questo, diciamo, rettangolo giallo che è c'è questa V, no? Sulla sinistra della V. Ecco, il cittadino ci dice: questa è pertinenza di una casa, stralciatelo dalla previsione di parcheggio. Andiamo a vedere. Ma dove siamo di preciso? Sì, A andiamo a vado, vedere. Sì. dove c'è le scuole, quella zona lì. Però andiamola a vedere. Riccardo, il parcheggio del coso, il parcheggio della Sagra. Quello che scendi giù dal parcheggio. Quando arrivi in fondo al parcheggio c'è quel cancello a sinistra che c'è il campone grande lì. Non è quello che c'è stato, insomma. Non è quella che scendi giù, è quella a diritto. Quando arrivi Avete in fondo capito? al parcheggio, scendi giù, è quello che non gli è stata data la possibilità di farci il parcheggio durante i lavori o quello a che prosegue? Sì, Quale? è tutto quel pezzo di vetro, fa vedere ora, quel pezzo lì praticamente l'hanno incluso nel parcheggio, ma non è da parcheggio quello lì. Ok. E quindi invece nel parcheggio c'è tutto questo qui sotto incluso. Ah, Sì. questo. E qui volevo capire una cosa qui. Cioè, se è stato incluso in un parcheggio, cioè, che significato ha? In che senso? Cioè, siccome è di privati questo, è soggetto a esproprio. Allora, ci sono due possibilità. Quella, diciamo, ordinaria, normale, è l'esproprio. Quella invece che abbiamo, vi ricordate, inserito nelle norme, diciamo, come previsione ulteriore. È la possibilità che anche il cittadino realizzi l'opera pubblica e che preveda un convenzionamento con il comune, cioè dica: per
Per esempio, una parte la uso io per ragioni legate insomma, ai miei interessi e una parte invece la lascio al comune oppure insomma, la convenzione può avere vari contenuti. Quindi diciamo la regola è l'esproprio, ma il cittadino può anche fare un'iniziativa privata di realizzazione del parcheggio proponendo un accordo al comune. Cioè, quindi praticamente diventa un parcheggio privato che lui può far pagare se, chi ci parcheggia. No. No, no, non così automatico, Riccardo, cioè, perché quella poi dopo si configurerebbe come un'attività commerciale. Diciamo, Appunto, volevo. l'ipotesi che mi viene in mente è, faccio un esempio, mi servono dei parcheggi, no? Per le abitazioni che sono l'intorno riservate alle abitazioni, no? Realizzo il parcheggio io come privato, quindi sgravo te comune, no? Da un costo. Però mi riservo, no, l'uso, che ne so, di alcuni posti. Ecco, questa mi sembra, invece, come diciamo, la prospettiva che proponevi te, diventa un'attività commerciale o qualche dubbio che sia fattibile, perché comunque quella è una previsione di parcheggio, ecco. Infatti, mi sembrava come si può. Infatti, lo chiedevo per quello. Contributi, osservazioni? Ci sono già stati? Si procede. Allora, osservazione 341. Si dice che l'immobile oggetto di osservazione inserito in zona D2, quindi aree dei tessuti delle insule specializzate, no? Quelle di carattere produttivo, si chiede di inserirla in zona B2. Secondo l'ufficio non ci sono le condizioni. Esatto, È il contrario di quella di prima. Andiamo a vedere. è il contrario di quella di prima. Ci ha legato delle foto l'osservante Antonella? No. No, niente. Vogliamo Andiamo a andare vedere. su Google? Sì. Sì. Sì, ci vado. La carrozzeria. Ecco, Sì. E dietro il distributore, sì, tutta l'area dietro il distributore. il problema che mi pongo io è il fatto che dice che è dismessa la carrozzeria, che lì non c'è più niente, che rimanga un'area degradata. Ecco. L'unico problema che mi posso porre io è quello, visto che poi è tutto edificato. Io anche pensavo proprio a questa cosa, infatti lo evidenzia anche lui, non solo la carrozzeria, ma dice anche il distributore, non è in uso. E pensate che è tutta in mezzo a villette, insomma. Il distributore non è più in uso. Così ha detto lui, mi sembra? No, Sembrava funzionasse quello, onestamente. per ora c'è sempre. Dice che potrebbe anche essere dismesso, però per ora c'è sempre. Ah, c'è sempre, sì, Ah, infatti. vabbè, ma futuro allora. Io pensavo che dicesse che era in disuso No, anche è la prima. No, carrozzeria proprio dietro che dice che dietro che dice, sì. è dismessa da più di un anno. E non lo so, valutiamolo bene lì.
Allora, qui forse. Anche se ci sta bene quella carrozzeria lì, No, onestamente. allora dicevo, forse qui è necessario, e come abbiamo fatto per esempio in sede di classificazioni, no? Provare magari a focalizzare i criteri, nel senso che non esiste anche qui, no? Una regola precisa. Ci sono situazioni di confine, no? Dove si può giustamente discutere. Quindi se. Non lo so, la commissione sceglie un approccio per il quale quando un tessuto risulta molto incongruo, no? Rispetto a quello che c'è dintorno. No, si favorisce, diciamo, un'opzione di recupero, può essere anche un criterio. Poi l'ufficio ci deve dire se è un criterio che può reggere il confronto col piano strutturale e col PIT, però potrebbe essere un criterio, nel senso che chiaramente un conto sono le aree industriali artigianali, che sono facili, sono di due, cioè sono di, insomma, forse le bocchette di uno, ma insomma sono di. Un conto sono le situazioni, come abbiamo visto altre volte, no? Dove il livello di precarietà è tale, no? Da poter dire che è zona B. Ora, questa è una situazione un po' particolare perché una sua consistenza ce l'ha quest'area, no? C'è il distributore, c'è l'edificio dietro, eccetera. E quindi l'ufficio comprensibilmente l'ha classificato D. È vero che probabilmente uno sviluppo lì di tipo artigianale non è forse nemmeno auspicabile. Ora, in altre situazioni, come dicevo alla scorsa commissione, mi pare si sono fatte delle schede norma, no? Cioè proprio delle schede che consentono anche di immaginare quale possa essere la riqualificazione. Tenete conto che se uno fa semplicemente la classificazione B, no? Consente il cambio d'uso, ma per esempio non riesce a fare nessun tipo di ragionamento se non quelli necessari per legge sugli spazi pubblici, no? Parcheggi, aree appunto verdi, cioè io vi dico come la penso. Forse si è già fatto questo ragionamento per un'altra situazione. Io sono d'accordo con quello che dicevano, mi pare, Michele e Riccardo. Forse, però, più che un B, qui ci sarebbe stato bisogno di una scheda norma, no? Cioè una scheda che dice quel volume lì in parte ti consente di riconvertirlo in residenziale, ma fammi anche un'operazione di pulizia. No, che se no si crea un tessuto edilizio troppo denso. Sì, Beh, è però come quando Simone, scrivi te che criteri considera avete per che trattare il l'asta, lotto, una lastra di diciamo, come 40 fa a chili, mi arriva risistemare l'asta di il 40 tutto, e 80, visto che è in un mi tessuto scappi anche su così 40 chili, compresso e lui non arriva fino alla strada, sì, perché la no, parte che del ne faccio io distributore poi? non è di sua proprietà. Qual è la sua area? Antonella, puoi far vedere il mappale? Dove siamo? Ma... Papale solamente 22 18 18 di loro proprietà. Cioè, ma ce lo fai vedere col sovrapposto? E ora guarda, c'è anche questo, ma c'è uno sbaglio, l'area è tutta questa qui, la vedete? Sì, no, ma io forse mi sono spiegato male. Allora anche il distributore è di proprietà No, sua, Antonella. Manola, no, Manola, no, no, abbiamo controllato, c'è da levarlo il distributore su davanti, no, tranquilli, solamente la particella 1818 che è menzionata nell'osservazione. No, ma io faccio un ragionamento diverso, Manola, forse non mi sono spiegato bene. Secondo me questa si prestava ad una scheda norma presentata da tutti i proprietari di quest'area per Certo. una riqualificazione complessiva. Metterli B consente di fare il cambio d'uso, ma non so, cioè sicuramente elimini un po' di degrado, no? Però a livello di densità edilizia quel volume lì, insomma, un po' di unità le produce. Ora, poi non so neanche se ci sono le condizioni di distanza, dalla strada, dai fabbricati, quindi non so poi a livello edilizio. Però ecco, no? B, diciamo la classificazione B consente il cambio d'uso, ma non consente un ragionamento più complessivo sull'area, tutto qua, ecco. Dopodiché questa è una situazione che di per sé è da D2, per il contesto in cui è, chiaramente non è che ci si può immaginare uno sviluppo.
Insomma, nel mondo ideale qui ci vorrebbe una scheda enorme, è la mia opinione. Però è solo la mia opinione. Alberto, sei riprenotato. Sì, lì io un po' capezzando la conosco discretamente, lì c'era un'attività artigianale che sostanzialmente si è trasferita perché, se non ricordo male, il fabbricato fu oggetto di una determina dirigenziale di demolizione, con tanto di articolo sul giornale per quanto riguarda delle opere abusive, no? Sostanzialmente, quindi ha costretto l'attività per insufficienti spazi a potervi esercitata a trasferirsi. Io ritengo che un fabbricato di questo tipo qua, in un contesto di quel tipo là, sia incompatibile di qualsiasi dimensione esso sia, a maggior ragione per la parte legittima che mal si presta all'insediamento di qualsiasi, perché è piccola la parte per qualsiasi attività. Non meno importante la vicinanza dei fabbricati vicini, no? Chiaramente Capcolini è uno dei fabbricati che è nato nell'immediato dopoguerra, era una struttura precaria, poi successivamente è stato consolidato e c'è sempre stata questa attività artigianale. Ora immaginatevi, anche in un'ottica di preservazione dell'attività artigianale, quale Cristo oggi, con tutti gli strumenti che hanno mano i privati cittadini per ostacolare qualsiasi tipo di attività, deciderà di andarvici a insediare un'attività di qualsiasi genere, stante la vicinanza, come dicevano anche altri commissari, di tutto il nucleo. Lì va pensato, non so se è questa l'occasione o se non so se è la commissione l'occasione, lo strumento giusto, ma sicuramente vanno cercato, come diceva correttamente l'assessore, di incentivare il trasbordo, l'atterraggio di queste attività contestualizzate in un ambito residenziale in altre realtà. Questa è la mia osservazione e contributo. Ma ho capito, scusa Alberto, hai detto che l'attività la sta già facendo da un'altra parte. Quindi è chiaro che l'atterraggio, cioè lì si fa un cambio di destinazione, non è che l'attività l'ha già trasferita, hai detto, no? Quindi quella cosa lì, ora però hai detto un'altra cosa, che lì c'è già stato un ordine di demolizione perché c'erano delle cose abusive. Cioè, non lo so, quindi se quell'area lì va liberata o se quell'area lì si presta a una riqualificazione. Un cambio di destinazione. Ora, se è la scheda norma o qualcos'altro, va bene lo stesso, ma se c'è un ordine di demolizione, ora ho capito questo, forse ho sbagliato. Scusate, Roberto vorrebbe appunto dire qualcosa in merito a questo caso perché lo conosce ovviamente. Lì c'è un condono rilasciato da rilasciare. Il problema era sulla copertura, che c'era una copertura in Eternit, e quindi ci sono stati sopralluoghi, contro sopralluoghi della, come si chiama, quelle dell'ASLE, dell'altri, eccetera, che peraltro passando da lì ho visto che ha rimosso, cioè ha chiuso l'attività perché c'era una carrozzeria, però ha tolto anche l'Eternit. Quindi il condono, il manufatto abusivo era oggetto di condono, ma non è che è stato bocciato il condono perché non andava bene. C'era questo problema di rifare il tetto, c'era già un progetto di diciamo, ristrutturazione e rifacimento tetto che poi comprendeva l'eliminazione dell'Eternit, che visto dal fuori mi sembra che abbia fatto. E quindi Corretto. No, quindi c'è un provo a essere progetto più di semplice. Provo a condono. essere più semplice perché forse magari non mi sono spiegato. Che l'attività non c'è più, questo è evidente perché l'hanno visto tutti. Io auspico per tutte le tipologie di specifiche come questo di creare un percorso virtuoso che agevoli in tutto il territorio situazioni come queste che non si verificano e che non si protraggano ulteriormente nel tempo. Era questa la mia, no, questa Sì, ma specifica. l'avevo capito, Alberto, ma volevo capire ora, nello specifico qui, cioè io ho capito il senso generale, però nello specifico che si può fare? Nello specifico, nel senso, rimettiamoci all'ufficio e a noi commissari, cioè
È plausibile pensare, perché al di là delle belle cose che si possono ipotizzare sulla carta, no? Dico, è plausibile pensare che in un insediamento residenziale ci possa continuare ad essere un'attività artigianale? O, ecco, questa è poi la Sì, considerazione, ma infatti capito? anch'io ho fatto quella considerazione di condividere. Allora, sicuramente io credo che su questo l'ufficio sia d'accordo, lì siamo in una situazione incongrua, non c'è dubbio, nel senso che siamo sulla Sarzanese, quindi anche con una serie, no, voglio dire, di interferenze sul traffico. Siamo in una situazione dove tutto, diciamo, area residenziale, cioè è chiaro che quell'area lì non è immaginabile che possa avere uno sviluppo industriale, no? Non mi sembra, non ce ne sono le condizioni, anzi potrebbe esserci anche qualche problema rispetto alle case che ci sono attorno, secondo che attività ci metti. Quindi non lo so, magari Manola, su queste situazioni io non dico di decidere stamani, no? Proviamo però a farci un supplemento di riflessione, cioè se non sia il caso, queste situazioni dove, no? L'edificio avrebbe caratteristiche da D, ma il contesto è totalmente incongruo, no? Di appunto, insomma, immaginare che si usano anche altri criteri, perché effettivamente qui uno sviluppo industriale artigianale non è nemmeno auspicabile, onestamente. Cioè, qui sarebbe auspicabile una riqualificazione. Questa è la verità. Che si fa? Si fa un approfondimento, Manola? Sì, già segnato. Va bene, commissari? Poi l'ultimo spunto di riflessione, quel distributore lì che tutti conoscerete ha una piazzola di 20 metri quadri, ha una pompa sola con una pompa benzina e una pompa diesel. Nel senso, è limitato lì, al di là dei motorini e utilitarie piccoline, dico, diventa anche difficoltoso per altre tipologie di mezzi. Quindi è predestinato alla chiusura, anche perché mi immagino che quell'imprenditore che gestisce quella pompa, che margini di guadagno abbia, le trovo risibili. Quindi è destinato sicuramente a chiudere quel distributore lì. E Antonella ci confermi che sono due aree diverse, quindi anche con proprietà No, scusa, diverse? scusatemi, scusa, no, noi abbiamo verificato, abbiate pazienza, ma faccio due lavori. Allora, nell'osservazione, nella parte quella che descrive, riportava solamente un mappale solo, ok, quello dietro, e non il distributore. Invece, controllando bene qui in ufficio, l'osservazione cartacea, nella cartografia fa riferimento anche all'area del distributore. Capito? Da una Però parte mi riporta una particella, da una parte me le riporta tutte e due, capito? no, perché allora, mentre io non vedo uno sviluppo artigianale industriale, ed è vero quello che dice Alberto sullo stato attuale, non lo so se lì con un'operazione, no? Cioè, un po' di profondità c'è, non lo so se lì ci potrebbe venire una stazione carburanti con un annesso, no? Boh, non lo so. Cioè, però se c'è anche il distributore non è così banale, no? Dire che è una zona B. Ecco, questo volevo dire. Ma Michela se l'ha prenotata. Sì, anch'io volevo dire che lì ce lo vedo il cambio d'uso. Ora è venuto fuori che è suo anche il distributore, se no dicevo limitatamente alla carrozzeria, alla parte condonata, che poi sarà condonata. Se ci sono degli abusi è chiaro che, insomma, vedranno in futuro cosa ci possono realizzare. Però per riqualificare la zona effettivamente ci vedo un cambio d'uso. Perché a Capezzano distributori non ce ne sono, vero? C'è sulla via Italica, c'è sulla via Italica lì davanti a Lenzoni, no? Grosso modo, lì dopo il ristorante Pizza and Go. Sì, no, mi sono espresso male. Sulla Sarzanese, sì, certo, sulla via Italica ci sono. Sulla Sarzanese no, non ce ne No, sono. c'era Seardo Sì, lì dove c'è ora le cantine del sole, prima c'era Seardo. scusate, Un Roberto chiamante, era da Pisa Santa. mi dice che c'è già un progetto rilasciato o in fase di rilascio per il recupero di quel fabbricato. È così? Mi conferma. Cioè? Io non lo sapevo. Roberto, dillo tu. Sì, quel fabbricato lì con destinazione artigianale è oggetto di ristrutturazione con progetto presentato. Aveva anche rifacimento tetto per eliminare l'Eternit. Poi
poi aveva dei problemi, eccetera. Io penso che o non l'ha ritirato il progetto, o ha mollato tutto e ha fatto solo la sostituzione del tetto. Però la conformità su quell'immobile lì e oggetto dell'intervento era già stata tutta verificata, sia per quanto riguarda la parte condonata, sia per quella esistente. Andrebbe recuperato il progetto, non è difficile, c'è qui. Beh, ora però non è che possiamo. No, Cioè. ma Vabbè, ma questo comunque cosa incide Roberto, questo? Roberto, Appunto. mi insegni, Roberto, che anche se fosse rilasciato domani il progetto, come lo insegni te, dovrebbe fare l'inizio lavori, e l'inizio lavori dovrebbe comportare una serie di lavori importanti per il quale, una volta approvato il nuovo strumento urbanistico, non venissero vanificati. Quindi, No, Alberto, non lo dicevo per quello, dicevo per la consistenza dell'immobile. Cioè, è chiaro quello che dici te, nel senso che ha fatto la sostituzione del tetto e quindi i lavori sono fermi lì. Però per la conformità dell'immobile era già stato verificato su quel progetto lì. Quindi ora si tratta, come diceva l'assessore, come dicevate anche voi, di capire se resta una partizione D o se uno la modifica e la mette in partizione A, tutto lì. In partizione B. facciamo un approfondimento istruttorio, siete d'accordo, commissari? Sì, ho segnato. Sì. Segniamocelo che la rivediamo così. Allora, osservazione 345. Viene chiesto. Sostanzialmente si dice che c'è un immobile classificato 2, ma in realtà non è, diciamo, non è stato individuato l'immobile corretto, perché in realtà l'immobile che esiste è un altro, perché quello, diciamo, indicato in rosso è stato, insomma, non c'è più da quello che capisco. Quindi lui dicono l'immobile che esiste è di epoca recente e quindi classificatecelo, come dire, coerentemente con la natura di un immobile recente nel nucleo rurale di impianto recente. E quindi questo però va vista la fotografia. Esatto. Mi sembra, no? Giustamente che l'ufficio abbia rilevato caratteristiche recenti. Che dite, commissari? A vedere così mi sembra anche a me. Sì. Osservazioni? Procediamo. Allora, osservazione 347. Ad oggetto due edifici abitativi. Uno di impianto storico inserito in zona RA, l'altro più recente inserito in zona RBA. Si chiede l'ampliamento dell'area di riserva urbanistica degli edifici per avere maggiori spazi per interventi pertinenziali. Non accolta perché ad avviso dell'ufficio, non, insomma, la natura dei terreni non è pertinenziale. Andiamo a vedere. I due edifici quali sono, Antonella, a cui fa riferimento l'osservante? Uno è quello lì e poi lui faceva riferimento anche a un RBA, che è quello lì sotto, ok. Su Google. Boh, come ritiene la commissione? Tanto ce l'ho qua aperto, non c'è problemi.
Io l'idea è già chiara. Sì, si vede abbastanza bene comunque. Bene, per me è chiaro. Le due case sono queste qui, una e due. Non ho capito che intendi, Michela. Aspetto che mi Ma sento lui catastrofica. chiede una resede delle case? Un aumento della resede? Che chiede? Non ho Sì. capito quali sono gli immobili. Sì, chiede un aumento della resede. Scusa Antonella, gli indichi con l'omino. No, con l'omino, con la manina Sì, alla allora terra, io. quali sono i due edifici? Ascoltami, non lo so. Io ti sto evidenziando, vedete il giallo, i catastali che lui allega nelle osservazioni. Uno è questo, però io gli edifici non ne vedo. Forse è questo l'edificio che fa riferimento, però non me lo cita come catastale. Uno è No, perché questo. se fosse quello lì, se fosse quello lì, Antonella, è chiaro che un po' d'aumento di resede gli ci vuole. Antonella, Poi lui fa riferimento. l'altro catastale è quest'altro. Aspettate che li voglio vedere tutti e due. Io sono Ovviamente. d'accordo, almeno li spetto. No, Va quell'altro bene. catastale In quell'edificio lì, Riccardo, però, se No, il limite è lì, ma non c'è proprio nulla, no? Vedi, il limite giallo è quello lì? No, dicevo allora. questo. Intanto capiamo quali sono i due edifici, dai. Partiamo di lì. Allora. Dai, uno è questo qui, dai, si capisce, RA, oh, Punto. è quello lì, uno è quello che dice la Michela. Però Michela, correggetemi se sbaglio ufficio, mi raccomando, perché ora c'è una sigla sopra, RA, quindi non si vede tanto bene, ma mi sembra, vedi Michela, che ce l'abbia lo spazio davanti, cioè non gli passa a fine del Bravo, fabbricato. a vederlo così mi sembra anche a me, come me l'ha fatto vedere prima l'Antonella, se il limite era quello lì, era proprio alla casa. Cioè, a vederlo così mi sembra che la resede ce l'abbia. Mi sembra, ora. Quella striscia gialla che ha messo l'Antonella, cos'era? Allora, aspettatemi. Allora, la parte gialla che ti ho fatto vedere, Michela, è sostanzialmente il catastale che mi cita nell'osservazione, ok? Il 3104, che è tutto questo campo qua, però lui ti chiede solamente una parte di questo, capito? La domanda è, in questo momento Bravo, Simone. il confine fra la zona, diciamo, tra la pertinenza dell'edificio e il terreno è a ridosso del fabbricato, oppure, come mi sembrerebbe di vedere dalla cartografia, invece ce n'è uno spazio Ma davanti, ascolta, quindi. dovrebbe essere tutto questo che vedete in grigio, quello segnato sul PO. Ora ci ritorno. Aspettate. Scusate, ma mi si è Però è chiuso. chiaro che se chiede un pezzo di terreno, lì c'è solo del cemento, nel senso, se chiede un pezzo di terreno a resede, un pezzettino gli andrà dato, Sì, la Michela dice un pochino di Vedi? margine, diamoglielo. Vedi? Ma È ce l'ha. questo qui. Scusa, ma ce l'ha il margine davanti? Questo è il L'ha, margine dico, della dal rete. margine. Se è quello limitato al cemento, è chiaro che lì una piscina non ce la fa, come vi posso dire? Un po' di campo, un po' di terra, un po' di terreno, capito? Mica tutto il campo, chiaramente, però un po' di terreno, se è solo il cemento il limite. Oh, io dicevo, ce l'ha il margine davanti, mi sembra, no? Appunto. Ce l'ha lì. Ce l'ha anche laterale, vedi Michela? Ma visto sulla foto sembra che sia limitato solo alla parte cementificata, o no? Torniamo un po' su Google La resede è tutta questa qui indicata. Ce l'ha, basta, no? Cioè, ora,
Però ha capito, agli altri un pezzo di campo gli si è dato. Lui volesse fare una piscina, dove la fa qui? Per Può far lì, cos'è questo? dire, no? Andiamo a vedere con Google a modo. Andiamola a vedere, dai, andiamola a vedere con Google. Capisco, quello che dice la Michela, cioè si tratta di capire se Non glielo capisco abbiamo anch'io. proprio fatta passare davanti all'edificio senza spazio, un minimo di spazio ce l'ha per Secondo me ha organizzarsi. ragione in parte la Michela, soprattutto nei confronti di quel pezzetto che va in su, come dire, che è parallelo alla strada. Eccolo qui. Proprio di questa parte qui intendevo dire. Io non ho capito quello che dicevi io, Jacopo. Cioè, se si torna indietro con l'omino. Tanto voglio capire l'edificio, perché qui ce n'è due o tre, Questo volevo sapere. qui l'edificio, è questo qui di pietra dove siamo davanti ora. E questo qui accanto? Allora, ascoltate così almeno. Allora, questo in pietra è quello segnato nelle tavole del PO come RA. Va Sembra bene? che Il entrato dentro. cementificato, la parte in cemento che si vedeva dall'alto, scusate che rifaccio così, è questa dietro il cancello e questa di qua è l'RV. Ma è tutta la sua proprietà questa qui? Sì. Capito? Eccolo qui. Questa è tutta la situazione. Lui fa riferimento nell'osservazione a due edifici, uno è quello a sinistra più di Questo carattere di qua, questo qua. qualità e uno è quello a destra. E quella parte che si Infatti, vede in l'osservazione, aspettate che chiudo questo, l'osservazione infatti cita infatti questo terreno qua dietro che unisce questi due edifici, vedi? Ma allora infatti io non è davanti che diceva la Michela, no? questo, il lastricato che diceva la Michela, che è questo dove ho la manina io, risulterebbe questo, dietro questo cancello. Quello praticamente è tra i due edifici, capito? Esatto, È sì. per Cioè, ma quello lui che ti dicevo. ci aveva una residenza e ci ha fatto un'altra casa. Cioè, Sono è una due di... domanda la mia, è una domanda, volevo capire, che sono riesco a capire. erano due edifici. O li ha Capito? costruiti, che mi sembra, non lo so, non riesco a E con capirla il proprio. regolamento urbanistico l'avrà fatti con il regolamento urbanistico quello di prima. Dicevo che mi casa. Posso Sì. intervenire? È Sì. pertinente, quello che dice Riccardo. Io Vabbè. sono, allora, sono due fabbricati che sono stati oggetto di ristrutturazione e sono la stessa proprietà. Quella parte lì di cemento che unisce le due abitazioni sarebbe un ingresso, come l'altro ingresso ce l'ha concessionato da Via 12 Agosto, perché ha un'enorme resede questo fabbricato qua, è una L di resede di qualche mila metri quadri, ok? Come bravissima Antonella. Bene, dico, quella lì è tutta resede, è tutto il giardino del fabbricato, quello lì. Ora, se non gli vogliamo precludere la possibilità dell'accesso, perché quello che evidenziava la Michela, quello lì è l'ingresso ai due fabbricati, e lì è evidente che una piscina, un garage o qualsiasi pertinenza non può essere fatta, perché se no con la fionda ci vanno, no? Delle due una, o gli diamo un pezzo di resede o gli riconosciamo questo ingresso qui, che secondo me è peggiorativo per quanto riguarda noi come commissione, come risiede a lui, perché delle due una, o gli riconosciamo quel pezzettino dietro o gli diamo questa qui come risiede, perché se no, dico, non ha spazio per sviluppare ulteriormente quello che il regolamento correttamente gli potrebbe consentire. Alberto, Io non un'unica capisco. considerazione a beneficio di tutti i commissari. Siccome quella resede di fatto, diciamo che vediamo, è molto, molto grande, noi ovviamente non lo sappiamo se è una resede di fatto o di diritto, perché no, io non lo so e non è questo il punto, insomma, no, ovviamente, perché è molto grande quell'area lì, che poi lui la usi a giardino. Per amor di Dio, ma non lo so, insomma, se è una risiede di fatto o di diritto.
Quindi qui ora si tratta di capire appunto se la Commissione ritiene di dare un pochino più di spazio, considerando però che l'area oggetto di osservazione è chiaramente un'area in territorio agricolo, ecco. Cioè, Ecco, ma poi la dopo la mia Michela. domanda è questa, scusate, ma si può chiudere così la discussione? Cioè, non siamo fuori dal territorio urbanizzato, perché è quello, siamo fuori dal territorio urbanizzato, e abbiamo applicabile su questo fabbricato la definizione dell'area sede di tutto il territorio rurale. Sì, l'unica cosa, Jacopo, diceva la Michela, ma gli passa poco a ridosso o anche sul lato, diciamo, destro c'ha un minimo di spazio? Per a Perché io da vedere. questa fotografia che vedo ora, questo campone che ha fatto vedere Alberto, che si è visto prima, non lo vedo come risede, come ti posso dire? Io vedo solamente dove c'è l'uno, che sarebbe la parte cementata tra i due edifici, va bene? E poi nella parte di sopra dove c'è scritto RBA, dicevo, è qui che darei un pezzettino di campo, come ti posso dire? Capito? Un po' di spazio. Vorrei sapere quanto spazio ha quassù. Mi fate, forse ho un'idea. Ma sono particelle catastali differenti? No, è tutta una particella. Forse ho un'idea. Mi fai rivedere il catastale, Antonella? No, no, col giallo, per piacere. Oh, il catastale ricomprende anche, quindi, rifallo, ecco. Quindi arriva fino alla strada il catastale. È tutta una particella di terreno, è tutto un lotto unico di terreno. E se eliminassimo questo dente andando a dritto sulla strada? Mi sono spiegato? Sì, Lasciargli un po' di sfogo è una così, proposta capito? intelligente, sì. Mi sono spiegato, c'è questo dente, uno tira una riga dritta verso la strada e diventa un rettangolo. Sì, ti sei spiegato. Io mi domandavo una cosa, però, la norma su questo fabbricato, come su tutti gli altri, non ci dice semplicemente che io ho i 30 metri giro No, perché qui sei nell'RA, Jacopo. a giro? Quindi potrebbe nascere un problema rispetto al fatto che sei nell'RA. Non sei nel territorio aperto, capito? Cioè, siamo nel nucleo rurale, si è ragione. Quindi, per amor, siccome questo dente, diciamo, no, forse può averla una sua anomalia, forse potrebbe essere. Ora, se l'ufficio è d'accordo, potrebbe essere utile tirare a dritto, no? Che così resti comunque nella profondità del territorio, insomma, del nucleo come è stato individuato. Che dici, Manola? La riguardiamo insieme all'architetto Cinquini, io me la annoto e poi la facciamo vedere alla commissione di Mi nuovo. sembra accoglibile però. Sì, no, ma anche perché ragioniamo in questi termini qua, no? I fabbricati sono grossi, no? Hanno circa 4.500-5.000 metri quadri di giardino, no? Che poi se è un campo lì, ma allora devi evitare sede. Che, cioè, è un assurdo, no? Che uno abbia la possibilità di fare una piscina, no? Manola, ma al di Sì. là che poi li verifichi giustamente con Fabrizio, la tua opinione qual è? È fattibile, no, in questi termini? Sì, noi, sai, la motivazione che noi abbiamo dato è che abbiamo guardato, come sempre da Google, il morfotipo, quindi secondo noi è quello contenuto nel PS e secondo noi andava No, bene no, ma così. La il campo Manola, il campo resta campo, si sta parlando di Va una bene, stringenza non è minima. Io una cosa importante. Me la segni la. sostanzialmente resto dell'opinione dell'ufficio, quindi può darsi quei 2 metri o tre che dici te, Simone, può, va bene, può darsi che vada bene, però io onestamente rimango non di più, io la voterò contrario se c'è qualcosa di diverso questa osservazione. Ora, Beh, non... te, se capisco bene, sei d'accordo alla Con proposta che ho l'ufficio, io sono fatto, d'accordo se con l'ufficio. l'ufficio è convinto, diciamo, di questa Sì, a me correzione. sì, guardando anche la stato dove si trova e tutto, a me quello che ha detto l'ufficio mi convince. Quindi io, ora se c'è una modifica piccolissima, altrimenti io non la voto. Va bene, è chiaro, dai, l'ufficio ci Un'altra dà. cosa, Simone, La scusami. riguardiamo e poi La la facciamo. parte di sotto, l'edificio di sotto invece, c'ha una bella risede, giusto? Quella dove vedo la linea blu è tutta la risede dell'edificio.
Sì, esatto, sì, Cioè, certamente. anche di quello di fronte, io non lo so le proprietà lì come sono. Sì, a vedere il Cioè, catastale sembra che abbia ragione l'architetto. nell'edificio di sotto ci vuole fare una piscina, lì ce la fa giustamente, Ma no? che Perché mi sembra ci piscina, abbia lo quante ci spazio. faccia quel pezzettino lì? Abbi pazienza, Michela, eh. Oh, ma lo vedi, ma è No, piccolo. la Michela sta dicendo l'edificio di sotto, Appunto, quell'altro lo quello so che anch'io che non poi. ci fa nulla con quello che gli avete dato, però l'edificio di sotto, ti dicevo, Ma mi anche sembra quello che di ci abbia una sotto non riserva ci più. fa, secondo me non ci fa. Poi oh, le piscine ci sono di tanti tipi, ci sono quelli come le vasche. E allora. Manola, io non ho idea di quanti metri è. Allora, me lo misuri, Manola, e mi dici quanti metri è, capito? Perché come tante reserve che abbiamo dato che chiedevano un campo e gli se ne è Ma dato lo vedi la priorità. dimensione, Michela, No, non la vedo occhio. la dimensione, occhio, non sono mica il metro sull'occhio, che ne so, Allora, io lo scusa se dico, posso. mi sembrava abbastanza grande da poterci pensare anche una piscina a Allora, vederlo così. Io un po' scusate, non qui tecnico, davanti, Manolo. guarda, di tutto ce la può Guardi, fare ce l'abbiamo davanti, ce la piscina. Lo l'abbiamo vedi davanti. bene, ce la può fare la piscina, guarda. L'area c'è, una grande piscina non ci viene, una piccola piscina ci viene, eh? Ok? Però l'edificio di sopra ha meno resede, è inutile stare a Sì, discorrere. vabbè, Sì, è comunque così. ognuno ha le sue opinioni. Io non la voto se cambiate la sede e la incrementate di molto. Lo E io non dico. la voto se la lasciano così. Brava, brava. Ognuno ha le sue opinioni, Michela. Ma mi Io pare che invece però alla per fine quello siamo che tutti abbiamo fatto agli d'accordo. altri, Ma ci sta Riccardo, per rispetto. quello che No, abbiamo fatto agli Michela. altri, che chiedevano un campo e mezzo e che a qualcuno forse gli si voleva anche dare questo campo e Ascolta, mezzo. Michela, io voto Parola, quello ma che ritieni lasciamone giusto. una parte, Io no? voto Cioè, quello che voglio dire. ritengo giusto io. Te vota quello che ritieni Ma giusto, io voto quello te hai che ragione, ma ti dicevo, in altre occasioni, ma mi vuoi ascoltare? In altre occasioni, gente che chiedeva dei ritengo. Io voto. Sì, campi e te la fai interminati, nella gliene maniera abbiamo giusta. dato una metà, va bene. Ne viene tre di piscine. Quando hai finito di Secondo me parlare te parlo io. ne viene tre di Quando il piscine. presidente mi dà la parola, riparlo. Ecco, se magari non vi sovrapponete è meglio. Michela, concludi lo stesso Riccardo, poi mi sembra che le opinioni le abbiate chiarite fra di voi. Allora, dicevo che in merito a altre osservazioni che si chiedevano dei campi enormi e che a parte io sono quella del dare, ma era giusto magari non darli e dare almeno una metà, questo qui mi sembra ovvio che l'edificio di sopra c'ha pochissima resede e c'ha lo spazio. Dico, non è mica detto di dargli tutto il campo, ampliamola un attimino come abbiamo fatto in tante altre circostanze, se non mi sbaglio io, perché è stato fatto in tante altre circostanze. Non ti dico mica di dargli tutto il campo, ma un pezzettino, uno sfogo di verde glielo vogliamo dare. Ascolta, qui siccome vedo che è la stessa proprietà, va bene, sono due case all'interno della stessa proprietà perché sono nella stessa più o meno resede, una di qui, una di là. Io il posto per la piscina ce l'ha tranquillamente da fare qui. Io, per me è più che sufficiente. In una stessa proprietà, dare la possibilità di fare due, tre, quattro piscine va contro il mio modo di Guarda pensare. che le pertinenze sono di ogni immobile, o è La proprietà è la capitaleggiato, stessa, ma sono non due ce l'ha, immobili. la normativa, eh. Alberto, ascolta Alberto, ho capito, te vedi la tua maniera, io la posso vedere la maniera questa, cioè non è mica detto che poi dovete cambiare idea voi altri, io la vedo la mia. Scusate, le vostre posizioni avete chiarite. Ricordatevelo nel momento in cui l'ufficio presenterà, se riterrà, la modifica che è stata proposta e accolta dall'assessore, accolta da una parte di noi, e ricordiamocela nel caso quando si va a votare su quel tipo di proposta, qualora sia modificata, altrimenti ne proporremo un'altra noi. Quindi la Ricordiamoci, lasciamo sospesa questa, Jacopo? cioè ce la fa rivedere l'ufficio in ragione della proposta che gli abbiamo fatto. Se la valuta positivamente estendendo la riserva, sappiamo come ognuno si deve comportare o viceversa. Si può procedere con la prossima. Allora, l'osservazione 352 fa riferimento a un fabbricato che ha una caratteristica produttiva. E loro chiedono che venga appunto classificato con una destinazione consona alla natura del fabbricato. Chiedono il D3 in particolare. Ora c'è un parziale accoglimento che dipende sicuramente dal fatto che in realtà, siccome siamo in territorio rurale, non si può classificare di D3,
mentre si può classificare come insula specializzata di tipo produttivo, che è, diciamo, il corrispondente nel territorio rurale della destinazione produttiva che c'è nel territorio urbano. E quindi non so se il parziale accoglimento dipende soltanto da questo aspetto più formale che sostanziale, oppure c'è anche un perimetro No, diverso. aspettate, scusami Simona, che questa ve la faccio vedere perché c'era stato fatto un errore nella cartografia, nella modifica. Comunque ve la spiego, se mi ci fate andare arrivo subito. Infatti non la trovavo, Però ecco, non aspettate. so se intanto sono stato chiaro io nello spiegarla. Chiede una Ma c'è destinazione. no, ma c'è una modifica cartografica, ora ve la faccio vedere. Però loro siccome chiedevano nell'osservazione un D3, va Sì? bene? Noi il D3 non glielo possiamo dare perché essendo nel territorio non urbanizzato abbiamo inserito la zona questa con la tratteggiatura edifici specializzati, ok? Sì. No, ma questo io l'ho detto, Antonella, Ah, ok. ho detto che lui chiede una destinazione produttiva, poi però indica D3, ma D3 non glielo Non può possiamo essere dare perché è dato. nel territorio rurale Esatto, e quindi gli esatto. abbiamo dato una insula specializzata che è il Perfetto, corrispondente nel perfetto. territorio rurale. Facevo una Sì. domanda diversa, cioè domandavo se il parziale accoglimento dipende semplicemente da questo Dal aspetto. D3, dal D3. Perché l'area invece è quella che aveva chiesto lui. No, Quella che aveva chiesto lui è al D3, per cui non gliela possiamo ma accogliere. il perimetro dell'area è Il perimetro è uguale. quello. Sì, è Beh, uguale il perimetro. Me la rispiegate bene perché io onestamente non l'ho capita. Allora lui chiede, Riccardo, una destinazione produttiva perché dice: io ho una attività di autodemolizione che è autorizzata dal 1986 e voi me l'avete messa, come dire, senza destinazione produttiva, no? Poi che succede? Che nel declinare questa sua richiesta indica una sigla che è D3, no? Allora l'ufficio dice: io il D3 non te lo posso dare perché il D3 c'è solo nel territorio urbanizzato, ok? Però ti do la previsione corrispondente che c'è nel territorio agricolo, cioè ti do destinazione produttiva in Esatto. territorio agricolo, insula specializzata. E il simbolo è quella righettatura che si vede nella proposta di progetto dell'ufficio. La mia domanda era se il parziale accoglimento dipendeva solo da questo aspetto di nome, diciamo, o se c'era anche un perimetro diverso rispetto a quello che aveva chiesto lui. Antonella ha spiegato che il perimetro è quello che ha No. chiesto lui. E quindi il Ah, parziale accoglimento è solo per l'aspetto nominalistico, ok? è giusto scrivere parziale accoglimento? Cioè, è Sì, accoglimento, formalmente ma con sì, un'altra perché sigla. lui si è dato il D3, lui chiede il D3 e non gli si è dato. Sì, è corretto, perché formalmente lui ha chiesto una sigla diversa, ok? Presidente. Scusa, non trovavo il microfono perché ero su Google. Dunque, sì, andiamo pure avanti. Siamo alla 300. 53. Sì. Allora, si fa riferimento a un immobile classificato G1, cioè dotazioni impianti tecnici, mentre il cittadino ci dice: no, guardate, vi siete sbagliati, il G fa riferimento a un serbatoio pubblico che è lì vicino, ma non è il mio immobile, e quindi a me attribuitemi la classificazione giusta e l'osservazione di accoglimento. Sì, si lascia l'uno al suo edificio e il G lo portiamo dove c'è la freccia. Nella posizione slittata, il G lo vedete? Questo, ecco, questo è il classico errore materiale, per essere chiari. Poi, Cioè, avevamo sbagliato. sì, è slittato il G1, Riccardo, che fa parte della simbologia dei depositi, è slittato sull'edificio che è già classificato 1, vedi? E va riportato nella sua posizione giusta. È questione di sigla, parla della sigla G1. No, ok, ho capito. Okay. Poi, osservazione 355. Allora, qui c'è una situazione che è questa.
si fa riferimento a quell'immobile che è nella piazza Matteotti al Lido di Camaiore e che tuttora è un cantiere aperto. Si fa riferimento in particolare a quell'ex albergo che ha ottenuto a suo tempo la possibilità di un cambio di destinazione d'uso di natura residenziale. Che cos'è accaduto? È accaduto che, siccome il titolo è stato rilasciato, è stato classificato inizialmente come residenziale, cioè come insediamenti di impianto moderno e ostoricizzati. Però che cosa succede? Succede che in realtà ad oggi quel fabbricato non esiste perché appunto è un cantiere. E quindi l'inserimento di questa previsione, cioè di una previsione residenziale che invece ad oggi non esiste, crea tutta una serie di problemi nella gestione della vicenda. E quindi è più, diciamo, consono ridare a questo immobile la classificazione che aveva, cioè D4, cioè destinazione alberghiera, fermo restando che appunto lo svincolo alberghiero si può fare alle condizioni previste dalla norma, che sono sostanzialmente analoghe a quelle in partenza. Non so se sono riuscito a spiegarmi, provo a spiegarmi meglio. Inizialmente era stato valutato come un immobile residenziale esistente, ma non esiste l'immobile residenziale, c'è un cantiere, ok? E c'è un contenzioso che l'ha rallentato. E quindi si crea, diciamo, un cortocircuito fra la vicenda per come è davvero, cioè un cantiere in essere, e la destinazione residenziale che ad oggi non esiste. E allora la cosa migliore è ridargli la classificazione di albergo, dopodiché ovviamente il cittadino potrà portare a termine il titolo edilizio e se avrà bisogno di un nuovo titolo edilizio lo farà sulla base delle norme sullo svincolo alberghiero. Non so se mi sono spiegato, cioè gli avevamo dato una classificazione che però non corrisponde alla realtà dei fatti, perché quello è ad oggi un cantiere. Mi sono Ma spiegato? allo stato legittimato lui ha iniziato i lavori come cosa? Lui sta facendo uno svincolo, Jacopo. Cioè, chiede lo svincolo, lui voleva fare un albergo, è un cantiere e ha chiesto lo svincolo ora. Esatto. Il problema, Jacopo, qual è? Il problema è questo, che se a un certo punto gli scade il titolo, no? E c'è una situazione di cantiere, non si sa più se c'è la norma del residenziale, non si sa che fare. Non so se mi seguite, perché l'inserimento negli insediamenti di impianto moderno storicizzati, no? Impianto moderno storicizzati ti consentono una serie di interventi sull'esistente, no? Se io ho delle unità residenziali esistenti, posso intervenire sull'esistente. Ma il problema nostro è cosa succede se a un certo punto, perché lo sapete, quel cantiere è fermo da anni, perché la società che è proprietaria di quel cantiere è in liquidazione, c'è stato un contenzioso col vicino, cioè c'è una storia tormentata. Qual è la preoccupazione? Preoccupazione è se a un certo punto il titolo edilizio scade, no? E c'è questa situazione residenziale che però non si è tradotta in realtà. Come lo gestisci? Non si sa più che norma applicargli se resta nel rosa. Se invece resta, cioè se invece lo mettiamo nel D4, che vuol dire albergo, lui ha due possibilità, la proprietà, chiunque sarà in futuro. Ha la possibilità di rifarci un albergo oppure di chiedere nuovamente lo svincolo sulla base delle regole che lo consentono. Non so se mi sono Quello spiegato. che volevo dire, il D4 sarebbe l'equivalente del Dell'albergo. titolo all'origine, tra l'altro, della destinazione all'origine. Esatto. Allora, Cioè noi non facciamo altro che dire ti ridiamo la classificazione che avevi, cioè albergo. Dopodiché a certe condizioni puoi svincolare. Se ce l'hai, allora se te porti in fondo il titolo edilizio rilasciato, non ci sono questioni, no? Sarà quel che sarà. Se te il titolo edilizio ti scade, perché non ce l'hai fatta a fare l'intervento, si applica il D4, cioè che è albergo.
La mia domanda, Simone, era come nasceva l'intervento. Va bene, io sono d'accordo. Simone, ma se si portano di 4, Simone, no? E nel frattempo finisce il completa il titolo edilizio, che però era residenziale, che succede se la zona è in D4? Succede, e tra l'altro questo è un motivo in più per il D4, succede che lui ha completato il suo intervento, non potrà fare altro. Potrà semplicemente mantenere le unità abitative che ha, perché lo svincolo alberghiero è legato a un progetto che noi abbiamo approvato in consiglio comunale a suo tempo, te realizzi quello, stop. Ok? Quindi se lui porta in fondo il titolo edilizio, fine della trasmissione. Se lui non lo porta in fondo, con la classificazione D4 ha la possibilità o di rifarci un albergo nuovo, oppure, se la norma glielo consente, no, di riproporre un progetto simile a quello che gli è scaduto. Quello proprio, Il nostro problema, pensavo sì. Michela, è che se lo metti in rosa, la mia preoccupazione è proprio di interesse pubblico, fra l'altro, che se lo metti in rosa e lui resta con un cantiere, non sappiamo che fare. Mi spiego? Sì, Cioè, questo ho capito. Volevo che non si creasse poi difficoltà se lo metti blu, quindi in D4, e lui completa un'opera residenziale in una D4, no, capito? assolutamente no, perché il D4 a certe condizioni consente lo svincolo. Ok? Io ti volevo chiedere una cosa invece. Hai detto c'è un contenzioso in corso. È stato risolto Allora, questo c'è stato un contenzioso? contenzioso in No, ma corso. è stato risolto per cui lui ora, rimettendolo in D4, può rifare l'intervento oppure c'è sempre in essere il contenzioso che lì non si vede la fine? È una domanda. Allora, non ti voglio dire una cosa per un'altra, Riccardo, ma cerco di essere il più preciso possibile. Per quello che ricordo a memoria, c'è stato un primo contenzioso sul quale si è pronunciato il Consiglio di Stato e ha costretto, diciamo, la proprietà a modificare il progetto, perché c'era un problema di balconi che sono stati considerati superficie finestrata, cioè parete finestrata, e che a giudizio del Consiglio di Stato non erano a distanza regolamentare. La proprietà ha modificato il progetto e ha ripresentato un nuovo titolo edilizio che tiene conto di questa sentenza del Consiglio di Stato, cioè si sono allineati al Consiglio di Stato. Il Comune ha rilasciato un nuovo titolo edilizio legato al fatto che loro avevano sostanzialmente ottemperato. Se non ricordo male, te lo dico con beneficio di inventario, ma credo di non sbagliare, là il vicino, perché è un contenzioso fra vicini, ha ripresentato un nuovo ricorso al TAR, ma credo che non ci sia la sospensiva, cioè credo che volendo la proprietà può andare avanti. Per quello che so, qui c'è una difficoltà diversa in questo momento, cioè questa è una società, se ricordo bene, inattiva o comunque in uno stato di liquidazione, tant'è che lo sapete, questo cantiere è fermo da molto tempo e credo, per quello che so, che loro cerchino qualche investitore. Ok? La nostra preoccupazione qual è? Che poi è anche la preoccupazione della proprietà che ha presentato l'osservazione. È che se gli scade il titolo edilizio, no? E resta un cantiere, se sei nel rosa si crea una specie di cortocircuito perché non sappiamo più come gestire questa situazione. E l'elemento ovviamente di interesse pubblico è che qui siamo davanti al mare e quindi noi abbiamo tutto l'interesse che questa vicenda prenda un verso che levi il degrado che c'è in questo momento. Ok? E altri contributi? Infatti sono d'accordo anch'io, levate il degrado lì perché è brutto la vedere. Mi sembra che allora siamo tutti d'accordo. Si può procedere? Il consigliere Dalle Luca è uscito all'inizio di questa osservazione. Diceva nella chat che andava a bucarsi, ma voleva dire che andava a fare il vaccino, la terza dose di vaccino. Addirittura già la terza. Probabilmente rientra in una delle categorie che sì, ha necessità. Avanti. Allora, osservazione 356. Allora, l'area inserita in E2.
Il cittadino chiede che sia inserita invece nel nucleo rurale di impianto recente. Secondo l'ufficio non ci sono le condizioni. Vediamo. Qual è l'area, Antonella? Vediamo la planimetria di piano, dov'è il nucleo a cui fa riferimento il cittadino. Sì. Allora, siamo... Anche il nucleo qui non c'è proprio, se lo chiede di... Di istituire ex novo, lo chiede? Vediamo. Sì. Ah, ho capito, lui chiede di istituire l'ex novo del nucleo. Vogliamo andarla a vedere per scrupolo, che natura ha? A parte, boh, non ne ha vantaggi. Che vantaggi ha? Appunto. Secondo me è un po' persino, boh, non so. Però noi non ci dobbiamo, diciamo, sostituire alla richiesta. Andiamo a vederla. Ah, vabbè, ma non sono, ho capito. Allora, vedete, quest'area qui non ha le caratteristiche del nucleo, perché non sono case, cioè le case a occhio sono i fabbricati ad uso civile abitazione, a occhio sembrano due, poi magari ci saranno anche più unità immobiliari, ma vedete, i fabbricati sono due, il resto sono, sembrano aziende agricole, quindi è chiaro che questo non è un nucleo urbano, eh? Siamo nel territorio agricolo con delle case e soprattutto delle aziende agricole. Va bene? Non permesso. Procedere, vi direi, non c'è nessun intervento del commissario. Allora, osservazione 358. Questa. Chiedono la conferma della natura agricola del terreno e noi confermiamo la natura agricola del terreno. Vabbè, insomma, questa mi sembra facile, eh? Sì, cioè, io non capisco. Cioè, se... non è stato facile, di capirla, perché questo è quello che lui scrive. No, l'unica cosa. È una situazione un po' curiosa perché gliela accogliamo, ma non modifichiamo la cartografia, capito bene? Certo, sì, certo. È stato un eccesso di scrupolo del cittadino per avere la certezza che gli rimanesse terreno agricolo. Sì, sì, sì. Riccardo, lui ha chiesto quasi un parere, più che un'osservazione, un parere. Un parere. Io direi che va bene, nel senso formalmente... Non cambia nulla, però l'accoglimento è sostanziale, no? Va qui. Bene? Comunque qui, guardate, è questa qui l'area, eh? Lo chiama agricolo, ma è P2. Vabbè, ma insomma, voleva la conferma bene, che... Bene, certo. Voleva la conferma che lo puoi coltivare e che non ci paga le tasse come fosse un'area edificabile, dai, in senso... Non è nel territorio urbanizzato. Anche perché, ragazzi, apro una parentesi, qui ci sarà da tornare a coltivare le patate, ve lo dico io. Mi sa anche a me. Allora, osservazione 362. Chiedono l'allargamento della zona RBA, quindi un nucleo rurale, fino a ricomprendere l'area circostante ai fabbricati. E ha caratteristiche di pertinenza. È accolta, quindi si può andare a vedere direttamente la proposta.
Quindi chiedete l'area. Allora, aspettate, questa è la Le due modifica. Allora, venti erde. questo è quello, scusatemi, eh. Allora, questo è l'attuale, no? Questi dentini qua. Esatto, l'abbiamo modificato. Eccolo qua. No, non ho capito. Questo è quello attuale o è quello già No, modificato? allora, questo che vedi sopra, Riccardo, questo qui dove ho il mouse io, è la modifica che gli abbiamo fatto. Va bene? L'attuale, invece, è così. Ah, Guarda, capito. e gli fa questo dente. Ma perché siamo andati fino lassù? No, no, qui non è questo, eh. Non è questa l'osservazione, Ah. eh. È questa. Cioè, ma no, questo è quello che gli abbiamo accolto. Sì, è Sì. l'accoglimento dell'osservazione allargando la perimetrazione dell'RB. Sì, dicevo, ma perché? Perché lui diceva che una parte era in E, cioè è giusto andare fino a fondo. È una domanda, cioè, non è che voglio. Fino a fondo gli abbiamo allargato un No, pezzettino, un eh. Lui chiedeva. pezzettino, eh. Lui chiedeva tutto quello giallo, guarda Riccardo. No, scusami, no, non chiedeva di più perché l'osservazione è accolta, vuol dire che abbiamo accolto quello. Appunto, Va bene. me lo spieghi, consigliere Erra, il processo logico che l'ha portata a valutare positivamente questa osservazione, a differenza di quella che è passata tre o quattro osservazioni. Il processo Perché logico, tu perché fondamentalmente hai sono curioso di sentito? capirlo. Guarda, Albert, intanto io ti devo dare una risposta. Intanto, per essere chiari, due, io non ho ancora detto che sono positivo, ho chiesto, hai capito o no? Sto Ha detto chiedendo, va bene, prima ha di fare una detto va bene. domanda, ascolta quello che ho da dire io, hai capito? Invece di andare oltre, come al Andiamo solito. su Ecco, Google. ascolta e attendi quello che hanno da dire gli altri, perché Vai. io ho chiesto, non ho detto sono positivo. E poi io a te non ti devo rispondere per niente. No, ero curioso di saperlo, no? Dico, domanda si Manuel, io domandare è lecito, ti devo. rispondere è cortesia. Sì, Ma no, io voglio chiedere una cosa: perché siamo andati fino qua giù? Stavo dicendo non fino al dente. andiamo, Riccardo, non me lo ricordo. Andiamo a vedere su Google la situazione. La Manonna ti dice: andiamo a guardare su Google se ci sono degli elementi. Mi ero persa un attimo, scusatemi, questa è una resede? Non tutti. Per la richiesta di allargamento, come c'è riportato alla sintesi dell'osservazione, è la 362. In pratica mi sembra, se ricordo bene, che abbiamo inserito queste costruzioni che appaiano sul lotto. Le C'erano abbiamo già allargate. quelli lì, è il dentino Manola, quelli c'era già. Ah, allora aspetta. Allora, ah sì, hai ragione, è vero. Noi siamo arrivati, ora ve lo rindico, aspetta, lo rimetto sopra, Si può sovrapporre lì sopra o no? No, te lo copri. Noi siamo arrivati, fate conto, aspettate, come Un faccio qua? pochino meno Qui, di metà della distanza di quello del lotto accanto. guarda, noi siamo arrivati qua. Ve lo faccio con il mouse. E lui chiedeva tutto, Antonella. No, Lui no, nell'osservazione no, mi sembra di no. Aspetta, che guardiamo lo. l'osservazione. Sì, infatti. Scusate una cosa, nell'osservazione l'elemento che forse è decisivo, Eccolo qui, no, però chiede quello lui, gli abbiamo dato quello che chiedeva. Antonella, l'elemento decisivo che vedo nella sintesi, perlomeno per me, è il fatto che lui dice: ma avete ridotto l'area dell'RBA rispetto alla perimetrazione dello strutturale. Ecco, io Ah, vedevo di portarla a è questo vero. dato qui. Hai ragione. Questo mi sembra l'elemento decisivo, nel senso che non è che ci sono fabbricati particolari per tutto quel tampone lì, no? Secondo me da doverci attestare a un altro limite. Però se c'è un limite che ci deriva dallo strutturale, forse ha senso di Sì, quello. ora vero è per correttezza.
le norme del piano strutturale demandano al piano operativo l'esatta individuazione delle perimetrazioni. Questo anche per il territorio urbanizzato, perché No, la ma questo scala è del chiaro. piano strutturale è diversa rispetto a quella del piano operativo. Vabbè, Quindi per essere corretti, se non ci sono le condizioni, non ci appunto, sono. Ecco, voglio dire questo. va anche aggiunto che qui non è, correggetemi se sbaglio, non è un confine fra territorio urbano e territorio rurale, è un confine interno al territorio rurale, giusto? Manola, Quindi no, dico, questo è un sì. confine, interno al territorio rurale, fra il nucleo, no, nel senso che il confine fra territorio urbano e territorio rurale è molto più delicato, mentre diciamo l'ambito di delimitazione del nucleo rurale rispetto al territorio aperto è un tema meno delicato perché ci ruotano intorno meno principi di legge, insomma, sostanzialmente. Io non ho capito una cosa, Antonella. La riga, per come avremmo accolto l'osservazione, più o meno ce la fai vedere con la manina dove si attesterebbe? Lì. Ma Quindi questo. Ho capito. sono i 3 metri che, come più o meno i 3 metri dell'osservazione precedente che faceva riferimento Alberto. Sono un po' di più di 3 metri, saranno Beh, 7, 8, allora non è 10. che si fa 1 metro più, 1 metro meno. Beh, ora sì, no, allora non veni a misurare il metro, perché allora. No, ma lo possiamo fare, abbiamo gli strumenti per farlo, te lo dico per Ho completezza capito, di ma non è informazione. una pregiudizievole il fatto che hanno levato 3 metri, non ne dai 4, ne volevo dire quello. Allora, te sei partito un quarta senza ascoltare. Ma questa righettatura che si vede, che cos'è? Secondo me è una serra dismessa. Porto, sono dei solchi di qualche cosa di coltivato. Sì, secondo me è una serra. No, la serra è quella in fondo, lì, ecco, è quella lì, Quella la serra. è il telaio, vedi secondo me Manola, quella accanto, è il telaio della serra. Ah, quella accanto, sì, quella accanto, sì. Ma allora, che vi devo dire? Mi sembrerebbe che la serra vada esclusa dal nucleo rurale e questo è già così nella proposta dell'ufficio. A quel punto mi verrebbe da dire che individuando la risiede della serra, a contrario si individua il limite del nucleo. Non so se mi sono spiegato. Sì, ti sei spiegato. Mi sembrerebbe, eh? Quindi l'ufficio ha ritenuto di dire la risiede della serra si attesta più o meno a quella linea che ha disegnato e il resto si può considerare un elemento pertinenziale al fabbricato, perché è un'area fra due, no, edifici, uno di un certo tipo e uno che è una serra, no? Quindi la linea di confine sta nel dividere le pertinenze. È chiaro che, come diceva Jacopo, qui un elemento fisico difficile rintracciarlo. Praticamente si va 3 o 4 metri oltre la pertinenza, oltre questa pertinenza qui. Si va, puoi levare un attimo la sovrapposizione, Antonella? Sì, anche 4-5 Riccardo, ma insomma, al di là del metro più, un metro meno. Vabbè, insomma, cioè, non è che si va fino in fondo, ecco, lo dico questa cosa qui. Vabbè, No, io avevo fino capito. a fondo si va, no, è lì, guarda, ecco, dove passa. Ma io non lo so, guarda, anche lì arriva la struttura della serra, io farei 2 metri più un quarto o tre dalla serra, la porterei a ridosso della serra, la riga.
No, ma Antonella, mi interessa così per curiosità, dal dove finisce il verde a dove stai tracciando quella perpendicolare. No, no, il verde del fabbricato dove era inizialmente la... Benissimo, Sì, di lì. Mi fai vedere la fino a qui, profondità. da qui. No, fino a dove stavi tracciando l'arrivo Ah, presunto aspetta, della... aspetta, Brava. deduco che sia da qui. Aspetta, non me l'ha preso, aspetta un attimo, ecco. Ci siamo a 10. Ah, 10, insomma, è già un bel lavoro. 10 metri, confronto a zero, un bel lavoro, bravo. A chi lo dici, Dario? No, volevo No, capire a chi lo vabbè, allora. dici. Lo dici all'ufficio. Perché No, qui io sono no, sempre da votante. Anche a te, Riccardo, dica Alberto anche a te, bravo. A me lo dici? Ma io l'ho approvata questa osservazione. Ma tu allora. intanto guardi quel che devi fare te, Alba, non quel che devo fare Allora, Alberto fa il paragone con la situazione che abbiamo visto 3 o 4. io. Ho capito bene che fa il paragone. No, lo so. Ora c'è da dire che qui stiamo ragionando di un'area che è comunque fra due fabbricati e basta, no? Uno è una serra e uno è questo qui. Quindi, come posso dire, secondo me qui il ragionamento, ripeto, che va fatto è, siccome la serra non può far parte del nucleo urbano, è evidente, no? Non può far parte del nucleo urbano in territorio rurale, perché è proprio tipica del territorio agricolo, no? Aperto. Quindi, secondo me, qui il ragionamento che va fatto è un altro, è individuare la risede della serra, che non è facile perché un punto fisico non c'è, no? Preciso. Quindi, una ragionevole risede della serra. E poi, di conseguenza, il pezzo che resta, no? Fuori da questo ragionamento è la risede del fabbricato. Ora, lo stato dell'arte farebbe pensare che no, sicuramente la risede del fabbricato è dove finisce quel dente. Però voi capite che dire che, come dire, non può ricomprendere nemmeno un parte, un pezzettino di verde, diciamo, ulteriore, non è che c'è una regola per dirlo. E loro hanno chiesto una porzione, quindi probabilmente, perché non hanno chiesto tutto, no? Hanno chiesto una porzione, quindi probabilmente nei fatti loro valutano che, diciamo così, un elemento di risede possa essere leggermente maggiore. È difficile, quindi non è che c'è una regola. Il catastale che ci dice Antonella. Caricando, aspettate un attimo perché siamo nell'ora più critica questa. Non mi carica il catastale, Stefano. Ah, non va, ecco, bene. Proviamo a vedere se non me lo fa vedere, se me lo mette. Aspetta, un'altra maniera, aspettate. Aspetta, aspetta, non provo nulla. Aspetta un attimo. 15, il catastale è questo. 15,88, questo è il suo catastale. Vedi, no, mi ha buttato fuori. Lo devo ricaricare la pagina, scusate, un attimo di problemini tecnici. Vediamo se me lo dà qua. Ah, però scusate, l'osservante, scusate, io la stavo rileggendo. Ci dice una cosa importante però, Attenzione. Ci dice Manola che nel PS, nel piano strutturale, la linea di confine era maggiore. L'aveva rilevato prima Jacopo, se n'era discusso. Il punto decisivo è questo, È secondo me. questo il punto decisivo. Scusate, io mi ero distratto. Questo però è un punto decisivo perché lei dice soltanto riportatemi la linea, se ho capito bene. Non chiede il metro più, un metro meno. Avete stabilito che il nucleo rurale è così nello strutturale, rendetemelo tale anche nell'operativo. È un po' diverso, capito, Riccardo? Correttamente, correttamente, però la Manola ha fatto osservare
che lo strutturale individua le macro aree, il dettaglio è giusto definito dal piano operativo. Per carità, io non voglio commentare questo perché è chiaro che è una delega di cui si occupa la scala di maggior dettaglio il piano operativo. Dopodiché dico, qual era il perimetro dello strutturale? Perché se il perimetro dello strutturale era quello che abbiamo tenuto, cioè, accogliendo parzialmente, integralmente l'osservazione, è un conto. Se era diverso da quello dell'osservato è un altro conto, e quello della dotata è un altro conto, però guardiamo di che si sta parlando. E Sì, Marco, comunque. poi vorrei dire una cosa. Quello che dice la Manola è vero, no? Però attenzione, perché quando io questa operazione la faccio in aumento, è chiaro che non si crea nessun tipo di problema. Quando io questa operazione la faccio in diminuzione, è molto delicata, no? Perché comunque io cittadino, che mi sono visto un confine nel piano strutturale, no? Poi se me lo vedo ridotto nel piano operativo, potrei dire: ma scusa, ma perché me l'hai ridotto? No? Cioè, fammi capire bene. Cioè, quindi è un'operazione, no? Aggiustare nel PO in riduzione è un'operazione molto più delicata che, come dire, ritoccare, no? Di 1 o 2 metri e dare un pochino di resa in più. Mi spiego? È più delicata come operazione. Non so se mi sono spiegato. Piano Quindi uno strutturale che prevedeva dove fosse. prevedeva che questa linea fosse un po' più in là, capito, Riccardo? Allora, vi sto facendo vedere, scusatemi. Allora, questa riga rossa è la perimetrazione del PS. Ora, quella che vedete in giallo è il catastale che noi abbiamo lasciato fuori rispetto al perimetro del PO. Quindi se capisco bene, lo strutturale ricalca esattamente l'operativo, Esatto, ovvero no, non l'operativo. ricalca l'operativo, ricalca in parte l'accoglimento che abbiamo fatto noi, capito? Li abbiamo. Ricalca la proposta dell'ufficio, Alberto, capito? Sì. L'ufficio dice: per me va bene ritornare al piano strutturale. Io dico, mi permetto di dire, Non c'è neanche un motivo di discussione allora. in una situazione, diciamo così, no, dove non è semplice definire la resa, forse attestarsi sulla linea del piano strutturale può essere un'operazione anche di prudenza, come posso dire, no? E Perché di linearità anche, no? Non è successo nulla nel frattempo, si conferma il tipo di partizione spaziale, perché di questo si tratta anche, che è stata stabilita in sede di piano strutturale. Mi sembra logico, no? quindi torna tutto. Ho detto un po' di tempo fa, ma comunque, vabbè. Vabbè. No, vabbè, ma la Poi ha capito discussione ci Jacopo poteva che ieri è stare stato perché, un scusate, la discussione ci poteva precursore. stare perché Diamine, per carità di Dio, io non voglio far ovviamente. problemi. Jacopo, non si perde tempo, tanto i cittadini, come ha detto Simone, pagano, no? Ma pagano poco, però, quindi anche se si perdono 10 minuti. Guarda, io Michela, mi sembra che al di là che ci possono essere momenti in cui si discute, come è normale che sia, mi sembra che si sta facendo un lavoro approfondito, no? Quindi, ed è giusto farlo. E qui la discussione ci poteva stare perché chiaramente un elemento fisico preciso non c'è, no? E quindi Alberto poneva, no, degli elementi di paragone con altre situazioni. Ora qui però c'è la particolarità che c'era una riga nel PS e allora nell'incertezza forse è il caso di attestarsi sul PS. Ecco. Che danni se ne fa, parliamoci chiaro, si fa una cosa che ha un senso. Va bene? Posso andare avanti? Osservazione 364, giusto? Giusto. Chiedono che un'area che è a corredo di un edificio abitativo sia appunto inserita come pertinenza dell'abitazione Non con so neanche ampliamento questo. della zona B3, Io non capisco. parzialmente Vado a accolta. riguardarle tutte io queste qui, tutte c'ho da riguardarle. Non capisco perché non. Antonella. Ok, eccoci. Non trovi Non la roba. trovavo, scusate, non trovavo il coso, non dicevo nulla di che. Scusatemi, scusatemi. Allora, questa è l'osservazione. Questo è il perimetro del PO adottato e lui che loro chiedevano tutta quest'area qua. Allora, guardiamo ora, vi faccio vedere come gliela abbiamo accolta. Allora, devo togliere questo.
Dov'è? Tante 23. Allora, questa qui non ce l'ho come modifica cartografica, la dovrei riaprire perché mi ha chiuso il programma. Comunque, questa qui è tutta l'area che loro chiedevano, va bene? Sì. Noi gliel'abbiamo data un pezzettino qua dietro. Sì. Forse, nel frattempo, se volete discutere, provo a riaprire l'altro programma, perché mi sei... Andiamola anche a vedere, però. Sì, intanto però non posso fare due cose in una volta. Aspettate, allora, vediamo un po' se me lo riapre. Aspetta, volevo dire qualcosa che non capisco se... No, dicevo, i pallini neri sono il limite urbanizzato? Sì. Sì, sì. Era per infrescarmi la memoria, Sì, sì. Guardiamo se mi riapre il programma, perché siamo un po' in un'oraccia questa qui. Intanto lo andiamo a vedere e lo lasciamo aprire. Allora, siamo... Fammi vedere dove siamo, vicino... Villa Le Pianole. Ops, ma mi dà l'errore. Sì, quella che abbiamo visto non è la risposta dell'ufficio, è la richiesta dell'osservante. Sì, sì, un attimino, dovete avere pazienza, purtroppo mi ha buttato fuori. Alberto, nel rinfrescarsi la memoria, voleva sottolineare che essendo i pallini neri la cosa più importante del piano, questo è evidentemente uno. Quando siamo a confine fra giallo e celeste, che è proprio il confine urbano, ci vuole una qualche prudenza nello spostamento. Quindi qui vale un ragionamento di prudenza al contrario, cioè se un'area è inequivocabilmente resede, gli spazi a pallino si possono spostare, diversamente è consigliabile non spostarli, va bene? Questo voleva dire Alberto nel riproporre alla memoria di tutti il significato di pallino. Ce l'ho fatta, si è riaperto, e questa è quella modifica che noi abbiamo inserito. Andiamola a vedere, che è delicata. Ok, allora aspettate, Nel senso che se è inequivocabilmente la resede va bene, se no... Sì, sì, ora guardiamo l'ortofoto, aspettate che spengo tutto. Allora, se hai... allora la resede, allora, aspettate. Questo è il suo confine da piano, diciamo, noi gli abbiamo dato un pezzetto qua dietro, fate voi. Si può vedere... La resede del PO è qui, adottato, è questa linea che vedete... Si può vedere sulla... Dimmi. L'edificio accanto, qual è la riserva del PO? L'edificio che è accanto? Questa no, qua. Di qua. Ah, questo primo. Di qua, aspetta. Sì? Aspetta. È qui. Vabbè, più avanti. Sì, più avanti il fabbricato. Noi diciamo che l'abbiamo portata a questa curva di livello qui. Ecco, infatti mi sembra di più di quello che di prima. Signore, io ci avrei da uscire. Va bene. Devo uscire. Va bene, grazie. Ciao. 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 Possiamo andare sul posto, Antonella? Sì. In senso metaforico, ovviamente. In senso virtuale. Questo? Così? Con l'omino. Ah, il lumino, aspetta allora. Aspetta. Un elemento che non so se. Vediamo se ci arrivi, ma non penso ci arrivi comunque. È dietro la strada. Scusate, è un elemento che non so se può essere di confronto. Vi ricordate quell'osservazione nel Cannoreto? O comunque a Capezzano?
vicino al confine con Pietra Santa. Mi pareva la stessa situazione. Aspettiamo, allora accendiamo le osservazioni. Non è questa. È questa forse. Che ci ho aperto 200 cartografie. Se questa qui. Ecco, osservazioni. Allora. Voi vi siete attestati sul blu in sostanza, sul per immagine. Sì, sul blu. Sì, su questo qui, vedi. Che cos'è il blu? È il modificato a seguito del modificato, sì. È no, questo. No, ok, non è altro via il blu, è solo la modifica nostra. No, ma, scusa, più in alto, quindi c'è un'altra osservazione, abbiamo allargato anche, anche la casa, anche la risede della casa accanto. Aspettate, aspettate un attimo perché ora mi è andato in tilt. Dai, quando ci sarà. No, per capire, che c'è la continuità, volevo dire, altrimenti sembra una tacca, no? Sì, sì. Allora, ora siamo... Aspettate, eh. E cioè, è quella dopo, scusatemi, è quella... ora stiamo parlando della 364. La 366 è quella accanto. Che tra l'altro è lo stesso osservante. Infatti, se vi faccio vedere, allora vi accendo questa modifica. Guardiamole tutte e due a questo punto, 364 e 366. Allora, li mettiamo. Ora però qui non c'ho la modifica, aspetta, vediamo un po'. Eccola, qui. Li abbiamo tirato tutto. Ok, ci si può andare a vedere il pollomino, Antonella? Come mai c'è scritta nel registro dell'osservazione non accolta la seconda? Mentre vedo che è stata ridimensionata. Aspetta, aspettate, allora, aspettate un attimo, allora, ritorno indietro. Questa modifica che vi ho fatto vedere è questa. Perché all'inizio si era fatto questo ampliamento, è rimasto, è una modifica vecchia, questa non la potevo, non la dovevo neanche fare, non la dovevo accendere. Noi è questo che si è modificato, questa parte qui. Sì, ma Alberto dice è modificato anche qua su, mi sembra. Aspetta. Alberto sta dicendo una cosa diversa, sta dicendo che con riferimento all'osservazione 366 c'è un'istruttoria di non accoglimento, quindi non potrebbe essere modificato nulla. Aspetta, perché volevo vedere l'osservazione, posso? Sì, ma forse quella parzialmente accolta è quella che dice lei, l'altra. La 364, la 364 l'abbiamo parzialmente accolta in quella maniera. Ma, da vedere, ma è il confine di là, dopo c'è da vedere, io non ho capito onestamente, riguardiamole bene. Allora. Allora, questa è la 366, va bene? Gliel'abbiamo non accolta questa qui, aspettate un secondo, ecco perché chiedeva tutta quest'area qua. Vedete? Questa è l'area che chiedeva. Quindi la 366 fa soltanto riferimento a quest'area qui. Diciamo non c'entra niente con le aree davanti ai fabbricati, via. Questa esatto. Questa è stata non accolta. Antonella, ma nella modifica rientra nell'urbanizzato però. Questo? No, ma questa la fa lui. È la loro richiesta, Jacopo, questa. Questa è la fanno loro, Ok, va bene. Okay. La nostra è questa di qua. E resta così, perché non e è accolta. E questa è non accolta e va bene. Okay. La 366 è chiarito. Ok, poi abbiamo la 364, che è questa qui, dove abbiamo... Ora la riapro, che è questa. Che è questa la modifica che chiede. E noi gliel'abbiamo accolta parzialmente dandogli solo questo pezzettino qui dove c'è la curva di livello. Qui. Ok, è chiaro. Guardiamo se ci va l'omino, ma ho i miei dubbi. Siamo sotto strada, non penso. Proviamo. Che io non capisco, non mi ricordo, non mi viene, non mi rinvengo dove siamo, scusate. Seria? Siamo vicino, lo so, ma allora, qui c'è il cimitero. Dove siamo qua? C'è il cimitero e il Monte Valerio. Ok, vabbè, ok.
Lassù, eccoci qua. Questa, ora andiamoci con l'omino. Mi sembra che ci sia anche una bella recinzione. Che Ma ho deve fatto evitare. capire lo stato dei luoghi. Perché è chiaro che se c'è un punto fisico che individua inequivocabilmente la reserve, bisogna attestarsi a quello, perché siamo a confine fra l'urbano e il rurale, quindi. Io l'ho vista perché mi avevano No, telefonato. ma È la l'abbiamo ancora recinzione. vista, Riccardo, guarda, ci si va ora. È qui dietro. No, sono qui. Scusa Alberto, siccome intuisco che te sei riuscito a vederla, lo condividi lo schermo per piacere? Ecco, bravo, perché non posso fare il 3D io. Forse Alberto lo può fare. Per condividere lo schermo, ma prendi te. Aspetta un attimo, eh. Stefano, come si fa a dargli lo schermo? E Relatore. dove vado? Non me lo ricordo più. Persone assegnano nuovo relatore. Alberto Iacomini assegna nuovo relatore, ok. Vai, fatto, Alberto. Questa è la parte che non è stata accolta, Esatto, all'altra esatto. situazione. Devi guardare quello lì, sì. Questo è il Sì. fabbricato oggetto dell'osservazione che ha una risede ben definita e lui chiede sostanzialmente che questa Un qua pezzettino dietro, sì. gli venga data. Sì. Ora per Perché quella lì vedere. c'è la recinzione. Quello lì che si vede che fa ombra è un muro, quindi va bene. Ok. È un E muro, la recinzione. allora c'è poco da dire. Chiuso il Prova a fare chiasso. anche così, prova a fare anche. Infatti questo qui volevo. Perché È chiuso il chiasso, va bene. qui va corretta quell'altro l'istruttoria. guardiamolo ora un attimo. No, no, Sì. guardiamo. Se c'è un elemento fisico della risede, è chiaro che Questo fine. qua c'è la Eccolo lì, recinzione. si vede, Vabbè, francamente, Manola. No, C'è anche un muro dietro. dicevo, qui mi sembra che l'istruttoria, nella vostra libertà, ovviamente, però vada rivista, nel senso che dall'approfondimento che abbiamo svolto in commissione viene fuori che la risede è individuata da un muro, è delimitata da un muro, quindi trovo difficile spostare il territorio urbanizzato in un ambito che non è, come dire, è chiaramente distinto. Mi sembra che lo stato dei luoghi sia inequivocabile. Sì, c'è, ci sta tu Io sono spasimando. d'accordo, pare che ci siamo. Sono d'accordo, commissario. Sì, ho annotato, poi Sono d'accordo. la facciamo verificare. Ti danno per fatte la 364 e la 66. Esatto. Ora, Vi chiedo se possiamo fare Vi riprendo il video. le ultime due e poi a quel punto e poi smettere. Va bene, Presidente? Sì. Allora, la 368 è credo quella che abbiamo già visto, sempre il solito fabbricato a Frati, quello dove c'era anche il parrucchiere, per capirsi. È giusto, Antonella? Controlla un po'. Sì, aspettate, controllo subito. Quindi ci chiede la solita cosa, insomma, di levare G1 e di Vediamo mettere un G1. po'. 368, sì, Sì, vediamo. è accolta. Dovrebbe essere lo stesso fabbricato che abbiamo visto prima. Credo, eh. Anche qui manca. Allora, aspetta, che questo.
Ok, quindi è quella che abbiamo già visto prima. E chiaramente qui l'hanno fatta tutti, no? Tutti i vari proprietari delle varie unità che ci sono. Poi 369. È la solita questione della resede, chiede un ampliamento della zona B2 per ricomprendervi un'area che è nella resede, che sarebbe resede. Andiamo a vedere. Anche questa, Stefano. Ah, apriti su, apriti. Siamo arrivati al capolinea, non me lo... Ah, oh, ce l'abbiamo fatta. Allora, ritorniamo qua. Che qui c'è l'allargare il perimetro urbanizzato. Sì, aspettate, piccolissimo qui, 36, 400. Allora, questo è l'attuale e noi gliel'abbiamo ampliato come chiede. Non si vede niente. Ah, non si vede nulla? Come mai? Stefano, come mai? Ho problemi di rete, scusate, ma... E allora se guarda la prossima volta... Facciamo domani perché mi tocca di chiudere tutto e riaccendere. Si guarda, tanto dovevamo fermarci, si guarda la prossima. Sì, facciamo così. Va bene, va bene. E ascoltate, la prossima volta noi abbiamo la commissione convocata lunedì mattina, vero o no? Alle 9. Alle 9. Alle 9, ecco, io ho una necessità, devo uscire alle 11:20. Quindi, lo dico. Possiamo anticipare alle 8:30? Ecco, se si vogliamo. Ma poi dopo ci siete tutti alle 8:30? Stamani alle 8:40 c'eravamo tutti. Sì, per... sì, è lunedì la commissione, corretto? Lunedì, possiamo anticipare alle 8:30, intanto per me. Bisogna dirlo alla Michela e a Graziano. Alle 8:30 sono a consegnare la macchina per un tagliando, perché si iniziava alle 9. Alberto, quanto... a che ora possiamo cominciare in ragione di... Quarto d'ora, sono alla Poli, alla Lucar lì al Lido, il consegno e vengo a casa. Va bene, 8:45 allora, va bene? Va bene. Ok. Scusa Jacopo, possiamo ricapitolare le date? Sì, le altre erano confermate, nel senso che c'è mercoledì... No, ma a mio beneficio, volevo vedere se me le ero segnate giuste. Allora, poi mercoledì 17 dalle 15 alle 18 e venerdì 19 dalle 9 alle 12, è corretto? Sì. Ok. Bene. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.